non c'è più la mia amorosa e sono più leggero di una piuma. E intanto zio Rufus con i suoi pensieri in testa, portando in giro la vita a fare la pipì per colpa di chi. Stanotte voglio stare acceso e dire sempre di sì per colpa di chi. Ama cucci me, cucci me, yeah. E fa anche in callo come sono in ballo questa sera. E ho voglia di sudare, sono più geloso di una mela. Oh, avanti popolo con la chitarra rossa, che intanto il tempo passa e lei non torna più per colpa di chi. Stanotte voglio stare acceso e dire sempre di sì per colpa di chi. Ama cucci me, yeah. Tieni il tempo, non ho tempo. I wanna dance all night. E il sentimento troppo denso. I wanna dance all night. All night. Buonasera a tutti. Pronti per una nuovissima puntata di Si Gonfia la Rete. Conduce Raffaele Auriemma. Bene, bravo Nick. Allegria, allegria. Ovviamente non voglio essere blasfemo, ma è giusto rappresentare questa trasmissione secondo i canoni più corretti. Allegria, perché il Napoli sta dimostrando di essere quello che in questo studio tante volte abbiamo detto, una formazione competitiva, talmente competitiva da poter lottare per lo scudetto. Siete convinti oppure c'è ancora qualche dubbio da risolvere, da sciogliere? Ne parleremo ovviamente anche con il nostro straordinario parterre che vede sempre il nostro capitano Gabriella. Buonasera Gabriella. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Hai trascorso due settimane. Mi siete mancati settimana scorsa, sì, una settimana triste, però dai, adesso siamo in gioco. Sì, siamo in gioco e continuiamo a giocare. Ivana Marcellino, buonasera a te. Buonasera Raffaele, buonasera a tutti, ben ritrovati finalmente, dopo due settimane di astinenza lo possiamo dire, siamo felici di essere qui, soprattutto siamo felici per il Napoli. E la vostra trasmissione questa, amici miei, che ci seguite in ogni dove, perché questa trasmissione ci risulta attraverso i contatti ed i messaggi, viene seguita in ogni parte del mondo e ce lo certificherà la nostra Carmen Romano. Ciao Carmen, buonasera, buonasera a te. Buonasera Raffaele, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo, i nostri ospiti. Io vi ricordo che siamo in diretta sulla tua pagina Raffaele Auriemma e potrete scriverci tutte quelle che sono le vostre domande, che cosa ne pensate di questa corsa a scudetto, di questo cambiamento vero e proprio del campionato. E quindi io vi aspetto e vi leggeremo in diretta, mi raccomando. Il padrone di casa Paolo Del Genio, buonasera a te. Ciao Raffaele, buonasera a te. Buonasera al mito tra i miti, Salvatore Bagni. Ciao. Buonasera Salvatore. Salutone a tutti. E poi il parterre di qualità, di esperienza, di conoscenza anche delle regole del gioco del calcio e dei trasferimenti, Cristian Bosco. Buonasera, buonasera a tutti. Te buonasera. E Tommaso Mandato. Buonasera. Buonasera Tommy. Ovviamente buonasera. Cristian mi ha scritto la scaletta di tutti gli interventi che lui vorrà fare. La presentazione pensavo fosse per lui, era prima. Invece ci sei sbagliato, hai presentato Cristian. Cioè, rifà la scaletta. Per tutti e due. Vale per tutti e due. È un grande. Vale per entrambi. Anche perché stasera ci farà pesare tutte le profezie. E poi io penso anche lunedì prossimo, martedì prossimo, se l'Atalanta ne perde dobbiamo altre, cambiare no, il partenio. No, è difficile contenerlo, sarà difficile contenerlo. La nostra consulente esterna, Emiliana Gervetti, buonasera Emiliana, bentornata. E ovviamente Andrea Falco che insieme a noi seguirà anche Inter Roma, questa partita di Coppa Italia, oltre a tutte le statistiche straordinarie che hai preparato. Esatto, perché il giorno di Si Gonfia la Rete è anche il giorno però di Inter Roma, quarti di finale di Coppa Italia, in combenza che il Napoli non avrà, vista la sua eliminazione, che chissà che alla fine non sarà stata magari una cosa positiva in ottica campionato. Guardiamo un attimo alla formazione scelta da Inzaghi, che mi sembra la cosa più interessante, Raffaele, in vista scusate, della trasferta del Maradona. Inzaghi che da un turno di riposo sostanzialmente
a De Vrij per la difesa, a Dumfries e a Çalhanoğlu per il centrocampo, a Lautaro Martinez per l'attacco. Quindi questi sono i giocatori che ha risparmiato, ovviamente non poteva stravolgere di troppo la squadra, vista anche l'importanza dell'avversario e della partita. Ricordiamo che gioca Bastoni, ma dovrà cambiarlo comunque a Napoli, perché è squalificato al suo posto presumibile ai giochi di Marco. Quindi diciamo che troveremo una formazione diversa per cinque interpreti, probabilmente, come mi suggeriva Paolo Del Genio, rispetto a quella di stasera nella gara del Maradona. Perché quella di sabato pomeriggio alle ore 18 sarà una partita a scudetto. Lo dobbiamo dire, l'Inter è prima con un solo punto di vantaggio sulle due seconde che sono il Napoli ed il Milan a quota 52. È vero, il Milan deve ancora, l'Inter deve ancora giocare una partita, deve recuperare quella contro il Bologna, però va a giocare poi la gara a Bologna non da capolista ma da formazione che deve inseguire la o le capoliste. Per questo motivo noi vogliamo cominciare la trasmissione in che modo? Così, con questo appello, con questa invocazione, con questo imperativo, crediamoci. Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport di ieri, Salvatore, crediamoci. Oh, no? Non può, tu nella presentazione hai detto che qualcuno ancora a Napoli non crede, nonostante la classifica, a quello che stiamo vedendo. Sì. Cioè, la realtà è questa, noi stiamo vedendo una squadra che può vincere il campionato. Io lo ripeto, sono convinto che lo possa vincere l'Inter e possa vincere il Napoli, come sempre. Milan no? Il Milan no, questa è la mia convinzione, ma sai, c'ho il profeta, perciò io sto zitto e ascolto l'oracolo. Però devo dire che il Napoli mi meraviglia anche in un partito non eccezionale, nella gestione, nella confidenza che ha nei confronti dell'avversario, gioca a proprio piacere. È tornato Osimhen, io non capisco perché ancora ci sia qualcuno che non crede in questa squadra, in una squadra vincente, perché questa potrà essere, vedremo anche che cosa succederà sabato, una squadra che potrebbe anche essere inseguita addirittura, perché il Bologna sta recuperando qualche giocatore, Schouten l'ha recuperato ed è in buona condizione, la condizione migliorerà. E poi, come hai detto bene te, quando sei costretto a vincere per ripassare davanti al Napoli, non sarebbe così. Non c'è ancora la data, Non c'è ancora la data. Difficile capire quando si giocherà Bologna-Inter, quale sarà, perché saranno passate altre 5-6 partite minimo. Perciò saremo primi per qualche settimana. Non vediamo nemmeno come finisce, dici tu. Probabilmente non per Cristian Bosco, perché il Napoli di Venezia non ti ha convinto, quanto pare. Assolutamente no. Allora, Napoli è diventato squadra e questo è un dato inconfutabile. È nel novero delle 3/4, perché io ci metto sempre quei signori lì. Chi? Lo sai chi? Ma già 11, già 8 punti. Calma. Più 3 forse. A, diciamo, lottare per lo scudetto, però tutte queste celebrazioni che ho sentito. Allora ragazzi, il primo tempo mi sembrava il Napoli di Gattuso. Ruiz e Lobotka da 2 a centrocampo non possono giocare. Il povero Insigne è costretto a coprire delle distanze troppo ampie e dopo si dice che è sottotono. Zielinski sfasolato là che non si sa che ruolo fa. Il trequartista, l'esterno, poi rientra, poi va tra le linee. Poi il secondo tempo è chiaro, prodezza di Osimhen, qualche cambio. La squadra dopo è andata sul velluto, ha gestito bene, ha contenuto e è andata a fare il secondo gol. Però attenzione, non vi dimenticate le due parate di Ospina. Siamo sicuri che abbia vinto il Napoli? No, attenzione. E giocavi col Venezia. Giocavi col Venezia. Questo che cosa significa? Significa che da un lato è positivo, perché significa che anche quando non ti esprimi al meglio riesci a vincere. Quindi sei diventato squadra, come ho detto. Allora ti sei dimenticato cosa era successo. Però perdonami un attimo, perché lui ha detto che Zielinski era sfasolato. Detto così. In italiano, sfasolato. È un aggettivo, cercato, vuol dire senza un quattrino, squattrinato, spiantato. No, non è caso di Zielinski. Mi pare che sia stato sfasato. Sfasato. Voleva dire segno. Sfasato. Io avevo quattro in italiano. Io si adopera quattro. Anche metaforicamente per dire uno, perché chi è senza un quattrino, bighellone. In napoletano, uno che non ha mangiato bighellone. I fagioli questo sarebbe pure. In napoletano, senza fasule, sfasolato. Quindi vaga, uno che vaga. Questo. Senza fagioli ha molti significati. Prego, Salvatore, adesso puoi anche aggiungere qualcosa a allora torni indietro solo alla penultima giornata quando c'è stata Inter-Venezia
Inter-Venezia, ricordiamoci la fatica che ha fatto col Venezia, decimato vincendo, al vincendo alla fine col gol di Dzeko. Però... perché allora non è passato, non so, gol di Dzeko, dici bene, gol di Dzeko in ha questo momento segnato, vedi, sono anch'io il profeta. Dopo due minuti l'Inter è già in mano. Sì, nella partita dell'ex Mourinho, sì, l'ex che la firma, per ora è Dzeko che segna dopo due minuti il gol del vantaggio. È giusto che vadano avanti. Ma a che dicevi, no, Tommaso? Ma dicevo che chiaramente al di là, insomma, del saggio concetto del nostro grande Cristiano, io credo che, come al solito, ma dico una banalità, ma è così, cioè una prestazione va definita nei 90 minuti, perché ci può anche essere il primo tempo di studio, c'è la squadra avversaria che ti prende le misure, che chiaramente la mette sul combattimento, sulla tenacia, sul ritmo, cerca un attimino di non farti giocare, ma poi alla fine vai a valutare quelli che sono chiaramente anche le singole opportunità dei calciatori che il Napoli ha. Il Napoli è diventato una squadra e ha tutte le caratteristiche per poter giocarsi lo scudetto a questo punto. Lo dicono i numeri, non lo dico io. Sono poi le due occasioni? Una, due parate di Ospina. Una col VAR sarebbe tornata indietro perché c'era fallo su Juan Jesus, anche se avesse fatto gol. Grande parata di Ospina. Ospina, quella... sai cos'ha? Che ti fa sembrare facili anche le parate difficili. Perché lui se la va a mangiare la palla. No, quindi però, dico, magari due parate importanti. Avrebbero riguardato il VAR. Scusami, perché non ci può stare? Ci può stare, io non so. Una parata. Ma sì, ma tu guarda le occasioni che ha avuto con l'Inter, le occasioni, allora se vuoi parlare di quello, certo, le occasioni che ha avuto con Napoli. Certo. Napoli nella gestione è stata perfetta. Poi si può avere anche ritmi bassi, certo, la lentezza nei passaggi, non avere la stessa intensità, esatto, e avere la consapevolezza che possa succedere qualcosa in qualsiasi momento. Sì, ma io me la prendo sempre con i loro colleghi, perché leggere poi di Super Napoli, Napoli travolgente, allora no. Prego. Scusa, Cristian, io penso che vado oltre quello che ha detto Tommy, che la partita si guarda sui 90 minuti. Secondo me il giudizio sulla squadra si deve dare sul trend, quindi si deve dare sulle 4-5 partite addirittura. Quindi il Napoli sta facendo bene, molto. Sono d'accordo con la parte iniziale del tuo intervento quando dici che oramai è squadra. Che significa essere squadra? Traduciamolo, perché altrimenti è una frase detta così. E se diventi squadra quando 4-5 giocatori non fanno una grande partita, e questo è successo, e tu vinci lo stesso con una notevole tranquillità. Quello è il segnale di forza. Devo citare purtroppo la Juventus, che per tanti anni abbiamo visto brutte prestazioni di squadra, brutte prestazioni individuali, però sistematicamente vincevano le partite, non pigliavano quasi mai un tiro in porta. Noi per certi versi iniziamo a somigliare a questa tipologia di squadre, che è quella tipologia di squadre che poi non molla mai. Ma se posso fare una domanda a Cristian, che ha da ridire sulla nostra categoria. Secondo te, quando c'è scritto Napoli da scudetto lì, è per la grande prestazione fatta a Venezia o per la classifica, per il momento, per il periodo? Cioè, i titoli, purtroppo, hai ragione, perché non sono d'accordo, ma i titoli nel nostro mondo servono per sintomo vendere. Del momento. Questa del è la momento. Prima cosa che bisogna dire. Servono per vendere. Cioè, c'è una differenza fra Napoli-Venezia dell'andata, che a me non piacque e mi preoccupa molto. Dissi così, non andiamo da nessuna parte, perché è la prima giornata. Poi però, quando hai tante informazioni acquisite, oramai noi abbiamo tante informazioni su questo Napoli, la più importante di tutte che non avevamo è che le alternative sono quasi all'altezza dei titolari, certo, e questa informazione, una informazione che è quella che per me è la squadra più forte del campionato, l'Inter, esatto, in questo momento non ha, perché quando allora, deve cambiare andiamo avanti va anche con gli argomenti, perché su questo punto che tu hai evidenziato, certo, le alternative sono anche, non dico migliori, ma all'altezza dei titolari, in questo momento più in condizione, avevamo, diciamo, un terrore della Coppa d'Africa. Un paradosso invece, perché nel calcio, nello sport, i pronostici spesso lasciano il tempo che trovano. Il mese più temuto, inizio stagione, quello della Coppa d'Africa, è stato in realtà forse il mese migliore per il Napoli, perché in un solo mese, il Napoli che è la miglior squadra del 2022 finora, quindi la miglior squadra del mese di gennaio, il Napoli ha recuperato questi punti qui rispetto alle sue dirette concorrenti tra Champions e Scudetto. 6 sull'Inter, che ovviamente ha una partita in meno ancora, 3 sul Milan, 2 sulla Juventus, che è la seconda miglior squadra dopo il Napoli dell'anno solare finora, addirittura 8 sull'Atalanta, che ha anch'essa una partita in meno, e 6 sulla Roma. Quindi a conti fatti la vera difficoltà, non potevamo saperlo alla vigilia, il Napoli l'ha avuta verso Natale, ecco, prima di Natale, e non di certo nel tanto temuto gennaio, dove invece la squadra ha risposto benissimo con 13 punti su 15. Nessuno immaginava che i veri problemi il Napoli li avrebbe vissuti dal 21 novembre in poi, da quando si giocò la gara d'andata contro l'Inter, durante la quale al 20° si ruppe Osimhen, a fine gara si fermò Anguissa,
e poi di lì in avanti fino al match. Poi il secondo tempo col Sassuolo, quel secondo tempo col Sassuolo, tre infortuni. Tre infortuni contemporaneamente. Lì il Napoli ha avuto delle problematiche sulle quali ha dovuto lavorare Spalletti. Come ha dovuto lavorare? Sulle alternative, creando in loro il senso della necessità, ma non perché mancavano gli altri, ma perché loro sono bravi come gli altri. Questo, Salvatore, è un dato di fatto. Questa è una cosa che Sarri non ce l'aveva, per esempio. No. Noi abbiamo amato il gioco di Maurizio Sarri, però lui giocava con 11 titolari. Già cambiarne due e il Napoli non te lo ritrovavi più. Sì, questo ce lo ricordiamo. E devo dire che mi hanno sorpreso, o forse hanno sorpreso tutti, per la qualità dei singoli e di squadra, e come si sono inseriti in un contesto che non conoscevano perfettamente, perché contemporaneamente tanti giocatori assenti, fare una squadra che possa vincere e convincere non era semplice, il Napoli l'ha dimostrato. Ma questo sicuramente bravura del tecnico. Ma tu vedi quando manca l'Inter, lo vedi, cambia due o tre giocatori, dicono subito, Inzaghi ha sbagliato i cambi, era già successo anche con la Lazio e anche col Napoli, ti ricordi alla fine, quegli ultimi 20 minuti. E allora cosa vuol dire? Che due o tre giocatori cambiano la fisionomia e la qualità dell'Inter e 6-7 giocatori non cambiano la qualità. Però la differenza con Salvatore, posso dire una cosa velocissima? Sì. Però questo non è tanto dipeso da Inzaghi, da Pioli e da Spalletti, è dipeso dagli eventi. Esatto. Perché Inzaghi ce li ha avuti sempre tutti. E anche Spalletti e Pioli, fin quando non incominciavano gli infortuni, cambiavano poco. Ho detto proprio questo, perché quando ha cambiato due o tre giocatori. Diciamo, No, poi non ha avuto fattori esterni molto negativi come l'ha avuto là. Però proprio non nei cambi che ha sbagliato, che quello tutti lo dicono dopo che sono già successi i fatti, non mi interessa, però nei cambi decisivi, due o tre giocatori decisivi, Perisic, Brozovic, togli una punta e tu l'Inter sei in difficoltà. Però Raffaele, attenzione, ha tirato in ballo Sarri e mi piace fare un dissing. Allora, sono filosofie. Sarri è un accademico, cioè lui ha la sua filosofia e vuole mettere in atto quella filosofia di gioco. Quindi lui vuole le coppie, giocatori identici per caratteristiche. Spalletti ha più inventiva, più fantasia. Nel momento in cui non ha un giocatore o due con determinate caratteristiche, muta anche la pelle della squadra. Sì, ma ci sono stati gli infortuni e altre situazioni che hanno obbligato a questi cambi. Ora il vantaggio che ha il Napoli è che le alternative hanno 7, 8, 10, 15 partite nelle gambe. Le alternative dell'Inter, che sono forti, perché sono forti quelli che sono entrati, non è che sono scarti Sanchez, Vidal e Vesino, però hanno giocato molto poco. E quando stanno tutti insieme in campo... Sì, però adesso entreremo anche nel lui, dettaglio. È stato anche bravo Spalletti a tenerli vivi. Altrimenti succedeva quello che successe. Sono convinto che quello che hanno dimostrato quelli che giocavano meno nel Napoli siano più forti di quelli che sono in panchina dell'Inter. Io ho questa convinzione. È molto probabile. Oggi. Tra l'altro, dopo che mi hanno dimostrato... Sì. Aggiungo che l'Inter ha 11 calciatori ultra trentenni. Non che hanno 30 anni, che hanno più di 30 anni. Sì. Sono 11. Quindi è una squadra che sul lungo periodo può avere delle difficoltà. Mi piace, sia come fatto statistico, ma anche scaramantico, ricordare che Simone Inzaghi, negli ultimi 3 anni alla Lazio, delle ultime 15 partite, quelle che deve giocare l'Inter, ne ha perse 6, quindi chissà che non mantenga. Tu penso, Raffaele, avrei parlato con... perché poi noi dopo, io dico sempre che ognuno di noi sa molte più cose sulla squadra che segue, no? Noi siamo ovviamente preparati sul Napoli, sulle altre ce ne andiamo per un'idea. Io ho parlato con colleghi che hanno seguito molto la Lazio e dicono che questo difetto del finale, di andare in ansia verso il 70esimo, ce l'ha. Quindi la mia speranza, lo dico chiaramente, è che Inzaghi trasmetta questa tensione e faccia delle mosse sbagliate. Non che non sia un bravo allenatore, è un ottimo allenatore, ha un grande organico, sembrerebbe tutto chiuso, lo spiraglio è questo però. Sì. E ce l'ha dimostrato già 3-4 volte quest'anno, perché con la Juve l'aveva vinta e ha pareggiato all'ultimo minuto, con noi l'aveva stravinta e a momenti la pareggiava, col Milan all'andata alla fine ha sofferto e col Milan stavolta ha perso, quindi non è più... Oltre alla Coppa Italia raggiunta al 95esimo. Vediamo il prossimo turno del campionato di Serie A, che ci racconta comunque, a parte la gara contro l'Inter che si giocherà alle ore 18 di sabato, Milan-Sampdoria, con una Sampdoria che è stata anche rivitalizzata dal ritorno di Giampaolo, Atalanta-Juventus, sfida
che tu vuoi dire qualcosa su Atalanta Juventus? Ma io volevo rivedere la classifica, se me la fate rivedere. Ma facciamo vedere anche la classifica, così diamo una soddisfazione. Guarda che se l'Atalanta vince con la Juventus, va avanti e c'è una partita in meno. Che succede là? Aspetta, e c'è anche lo scontro diretto. Anzi, invece io ho sbagliato, perché vi avevo detto che dopo lo scontro diretto li avrebbero superati, l'hanno superati prima. E non dire troppe cose, perché ora con 4-5 assenze non si ha mai vince l'Atalanta. No, allora, ma dico, per te non, dico non sia mai. Non dare la sensazione di quello che fa il tifo per la Juve. No, io l'ho detto due mesi fa. Questa idea. E vi dico di più, se non accadessero tutti quegli scandali, non so se dopo ne parliamo, anche la Roma li va a prendere, perché la Roma sta subendo degli errori arbitrali scandalosi. Per me in Champions, e spero che dopo ne parliamo. Voglio fare questa cosa, voglio fare pure il mago una volta. Posso fare pure il mago? Cioè, ma metterò turbante. Cioè, me l'avete detto senza turbante. Purtroppo per me è l'Atalanta la fine. L'Atalanta, e non la Juve. Non ci aspettavamo, però. Cristian, ci inchiniamo tutti davanti a te. Però ricordati che la Juve è cambiata. Tu le profezie l'avevi già fatta un po' prima. Ma già sapeva che è cambiata. Uno lo sapevi già. Due. Due, che poi non è arrivato uno, è arrivato un altro, però sapevo che avrebbero preso un centravanti e un centrocampista. Basta che c'erano Caprari e Simeone, non vinceva manco col Verona. Allora, vediamo un attimo anche la classifica degli scontri diretti, perché è molto importante. In una volata equilibrata verso il finale di stagione, è giusto anche capire tra di loro quanti punti si sono tolti, no? Classifica che possiamo fare prendendo in considerazione la media punti, ovviamente, perché non tutti hanno giocato lo stesso numero di partite contro tutte. Tra queste cinque squadre, Atalanta, Milan, Napoli, Inter e Juventus, le cinque davanti. Quello che spicca è che l'Inter, Raffaele, sia dopo la Juventus quella che ne ha vinte di meno di queste partite. L'Inter su 6 scontri diretti contro contro una di queste altre 4, diciamo, contro le contendenti, ha vinto solo una volta, quale volta? Contro il Napoli nella gara d'andata. Quindi questo è un dato, 4 pareggi, per il resto una sconfitta. Quindi da una parte una capacità di non perderle queste partite, dall'altra non altrettanta di vincerle. Napoli conta 2 invece vittorie contro questi avversari. Quella che ha fatto meglio, paradossalmente, è l'ultima in questo momento delle 5, l'Atalanta. Che con tra l'altro media stanno finendo, con questo asimmetrico, stanno finendo quasi gli scontri diretti. Cioè, Napoli ne avrà ancora qualcuno. Però sì, però quasi, sono quasi esauriti nelle prime 7-8 giornate, ne rimangono pochi. Devono arrivare tutte a 8 e adesso sono Juve, Inter e Milan, ne hanno giocate 6, Atalanta e Napoli 5. Vedi, praticamente siamo quasi proprio agli sgoccioli degli scontri diretti. Comunque c'è da dire che non ci saranno alla fine più alibi, no, nella corsa a scudetto per il Napoli, perché ha dimostrato di essere competitivo, ha dimostrato di potercela fare con l'Inter, ma soprattutto un Napoli veramente, a me sembra quasi di vedere il Napoli proprio del primo mese, no, quello insomma da capolista, e anche soprattutto migliorato. Ha continuato ad avere quella sua continuità, quella sua potenza, soprattutto anche in fase difensiva. Ho letto che praticamente siamo i migliori dopo il Manchester City, con soltanto 16 gol subiti. Ci sono amici che ci contattano? Allora, abbiamo molti amici che ci salutano, ma soprattutto c'è, adesso ti leggo questo bellissimo commento da parte di Francesco Tesoro, che dice: buonasera a tutti, grande Raffaele, vorrei fare un commento. Dice: seguo molte trasmissioni, soprattutto, ma di grande importanza nazionale, perché per ascoltare il vero però confronto serio sportivo non sono di parte, ma bisogna seguire Raffaele Auriemma. Quindi insomma, onore al Napoli, onore alla nostra trasmissione, e ci fanno davvero i complimenti. Salutiamo anche Frank Panico da Vancouver in Canada. Posso dire che questo signore che ha scritto è veramente un tesoro? Sì, è vero, è vero. Lo ringrazio. Bravo. Chiaramente al piacere di incontrarci quanto prima. Vogliamo già fare un confronto tra Napoli e Inter, Andrea? Ma se dobbiamo crederci, l'avversario è quello, quindi andiamo a fare questo confronto su alcuni dati che abbiamo già affrontato la volta scorsa, Raffaele, partendo dal fatto che questa superiorità della rosa dell'Inter in realtà nei numeri non è poi così certificata, almeno secondo questi portali statistici che noi usiamo come Transfermarkt. Il valore della rosa dell'Inter supera di soli 17 milioni quella del Napoli, c'è una distanza invece netta per quanto riguarda il monte ingaggi, 30 milioni lordi in più per quello dei neroazzurri, che hanno recuperato, come dicevamo già l'altra volta, con le cessioni estive un bel po' degli investimenti fatti in questi anni, mentre il Napoli comunque
non è lì a giocarsela per caso, perché comunque è una società che ha investito 142 milioni di euro. Questo è un discorso legato all'età, però, come dicevo prima. Cosa? Come dicevi prima tu, questo è un discorso legato all'età, perché è chiaro che aumentano gli ingaggi e diminuisce il valore dei cartellini quando passano gli anni. È chiaro. Cioè, certo. Gli ingaggi più alti, i cartellini sì. Napoli-Inter hanno lo stesso numero di vittorie in campionato, 16, ovviamente all'Inter manca una partita, questo lo ricordiamo sempre. Parliamo del confronto tra il miglior attacco, quello nell'azzurro con 53 reti, e la miglior difesa, quella azzurra, che ne ha concesse soltanto 16 di reti. Spicca il fatto che mentre l'Inter però è la seconda miglior difesa, il Napoli deve ancora recuperare un po' di terreno sul fronte offensivo, soltanto il quinto attacco in questo momento, in realtà quarto ex equo con l'Atalanta, che però è presumibile che almeno uno contro il Toro lo faccia, diciamo così. Punti nelle ultime 5, come visto nello stato di forma dice Napoli, 13 contro i 10 dei neroazzurri. Entrambe le squadre sono accomunate dalla curiosità di essere quelle che hanno ottenuto più rigori a favore in questo campionato, il Napoli ne ha subiti però di meno contro. Capocannoniere della squadra per il Napoli è Mertens, che è il 19esimo della classifica di questa specialità in Serie A, mentre Lautaro Martinez con 11 al quarto posto. Questa è anche un po' una differenza, no? Il Napoli che ha segnato con tanti uomini, l'Inter che ha soprattutto due giocatori che capitalizzano, insomma, il bottino dei gol davanti. Sì, prima di andare a chiudere mi piace anche ricordare, adesso magari Andrea cercherà la schermata adeguata, il Napoli è stata la squadra fino a questo momento in Serie A che è stata più volte prima in classifica in questo campionato, quindi a testimonianza e a supporto dell'idea che si debba lottare, non che si possa, che si debba lottare fino alla fine per lo scudetto, ci sono tutta una serie di elementi di cui parleremo anche dopo, perché gli scontri e i confronti diretti tra i vari avversari di Napoli e Inter saranno fondamentali, saranno chiave anche per vincere questa partita. Ne parleremo dopo, lo sai Gabriella, ma dopo cosa? Dopo la pubblicità. Gli argomenti da trattare ne sono ancora tanti, quindi mi raccomando, restate connessi qui a tra pochissimo. Da Euronics Gruppo Tufano, se vuoi di più, se 80%, fino al 16 febbraio acquista tre o più prodotti, uno di almeno 499 euro e sul terzo meno caro, sconto del 70%. Samsung Galaxy A12 128 giga può essere tuo a 53 euro. Samsung Smart TV UHD 4K 55 pollici può essere tua a 173 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2022. HP Notebook Display Touchscreen antiriflesso può essere tuo a 119 euro. Lenovo Tablet con modulo 4G LTE può essere tuo a 47 euro. E non è tutto! Vieni nei nostri store e scopri il grande concorso Tufano VIP Premia. In palio, tre auto per Very Important Person. Euronics Gruppo Tufano, un mondo più avanti e pieno di sorprese. Ragione, fa freddo, Fa freddo. Ormai si passa direttamente dall'estate all'inverno. Antonio! Che è successo? Si è rotta la caldaia. Chiamate un tecnico. Ragione, io ci parlo con le caldaie. Permesso. Lui ci parla. Oddio! Non si sono capiti. Ma tu con la caldaia non ci parlavi? Ma la vostra parla cinese. Ci vuole una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti, completa di fornitura, installazione e collaudo a 20 euro al mese. E per la revisione annuale della tua caldaia a gas, che cosa aspetti? Con Corvino Impianti la manutenzione annuale della tua caldaia a soli 29 euro. Guarda avanti, scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti, clima, riscaldamento, idraulica. Thank you.
sognato di volare con te su una bici di diamanti. Hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Vado con i brividi, a volte non so esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherei per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi, brividi, brividi. Tu che mi svegli al mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera, e tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pungine all'angolo, e tu scappi da qui, mi lasci così. Vado con i brividi, a volte non so esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherei per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi, brividi, brividi. Bene, grazie. Complimenti a Nick Cavaliere, però se mi vuoi bene non cantare le canzoni di Sanremo. Ha vinto la prima, dai. Ho capito, ma io sono per l'abolizione di Sanremo, io chiederò proprio il referendum, non se ne può più. Cioè per una settimana non si campa più in Italia, esiste solo Sanremo, in TV solo film, niente più programmi. No, ma non esiste, dai, per me Sanremo sono solo fiumi di parole. Maledetta primavera e per Elisa. Però sei Cristian Bosco, cioè, sei proprio Cristian Bosco quando fai così a Sanremo. Cioè stai facendo il Cristian Bosco. Perché? Ecco, queste sono proprio le frasi sue, quando dice che il tennis sono solo Federer, che non so, e Sampras. Non è la stessa cosa, la musica è qualcosa di bello, ma non deve essere ossessivo come la settimana di Sanremo. Che non ti puoi girare da nessuna parte. Sanremo, Sanremo. Scusa, fammi. No, c'è Sanremo. Posso farmi un nuovo? No, c'è Sanremo. Ragazzi, Sanremo per me è una sciagura. Si lo vede dico che molto a casa l'hanno costretto a vedere Sanremo. No, però devo dire. Cioè, fortunatamente abbiamo più di una televisione. Fa parte della nostra storia, della nostra. No, si può anche. Diciamo la verità. Si può anche guardare. L'importante è quando iniziano le canzoni cambiare canale. No. Sì, infatti, sono d'accordo con Paolo. È una bella soluzione. È una bella che messa, poi fanno anche la serata. Il problema è che sugli altri canali non c'è niente perché c'è Sanremo. Il problema è stato Sanremo. Sono però quest'anno Cristian non ha avuto niente da ridire sul vincitore. Questo già mi fa non piacere. E ancora deve spingere. No, tra i partecipanti, diciamo che era la più carina. Rispetto all'anno scorso, che è andata meglio. Il tifoso bergamasco. Dai, ma non si può far vincere Mammut due volte Sanremo. Vabbè, bravo, dai. Allora, vorrei sentire anche la voce della nostra consulente esterna, Emiliana Gervetti, sulla base Buonasera, di tutti Raffaele. I ragionamenti fatti fino a questo momento. Ciao Emiliana. Buonasera a tutti. Io non posso non essere d'accordo con il parterre e con quella parte di tifosi che mostrano entusiasmo verso questo momento del Napoli. E sicuramente grandi meriti sono del tecnico Luciano Spalletti, che ha saputo superare un periodo nero, l'emergenza Covid e la Coppa d'Africa, quindi che ci ha sottratto degli uomini. E secondo me il valore aggiunto di questa squadra, non solo in ottica della gara scudetto contro l'Inter, è la capacità degli innesti di subentrare in maniera positiva. Noi abbiamo visto anche quest'anno quando Anguissà è entrato nel nostro progetto, quindi se non sbaglio proprio alla terza di campionato lo ha fatto subito nel migliore dei modi. Stesso discorso secondo me con Juan Jesus, che pur non giocando da parecchio nella sua vecchia esperienza, dopo un po', dopo un minutaggio iniziale, ha iniziato a funzionare. E secondo me, anche se non si può parlare di esordio per quanto riguarda Lobotka, vista e considerata la scorsa esperienza
in cui giocava molto poco, appena è stato dato spazio a questo giocatore sta dimostrando di essere quasi un caso per quanto riguarda il centrocampo del Napoli, visto il ritorno di Anguissa a breve. Sì, tutti questi nomi che ha fatto Emiliana, poi li condensiamo all'interno del prossimo blocco, il prossimo blocco che recita i rebus di Spalletti, ed è vero, perché sono tanti. Vogliamo vedere i possibili ballottaggi a questo punto? Allora, hai fatto bene a usare l'aggettivo possibili, perché la realtà è che con questa rosa, se Spalletti facesse esercizio di fantasia, potrebbe averne molti di più di ballottaggi. Noi abbiamo messo quelli un po' più concreti, dai, perché non, per quante alternative abbia, per esempio potrebbe giocare il Mas volendo al posto di Zielinski, ma non penso che lo farà mai, quindi partiamo con quelli un po' più probabili. Centrosinistra della difesa, ovviamente il grande ballottaggio, quello tra Juan Jesus e Koulibaly. Chi preferire tra un giocatore che rientra in ritardo, stanco, affaticato da partite improbabili, ebro di gioia per i festeggiamenti a Dakar, contro uno invece completamente nel focus sul pezzo, che sta facendo benissimo, ma che ovviamente non è Koulibaly. Quindi passiamo la palla a Spalletti in questo senso. Ma a centrocampo non può andare fuori Rachmani, scusatemi. Per quale assurdo motivo? Koulibaly ha sempre giocato centrosinistra, Juan Jesus pure. Rachmani è il miglior giocatore del Napoli della stagione. Juan Jesus e Koulibaly, due mancini. No, Koulibaly non è mancino, no, però non gioca sul centro-sinistro. Ma in tutti i casi l'unico sicuro è Rachmani che gioca. No, ma secondo me, cioè, che senso avrebbe? Cioè, ma perché? Cioè, perché gioca un piede destro, centro-destro, un piede sinistro, centro-sinistro, come il dio calcio in Serie A. E chi gioca allora? No, ma secondo me invece se dobbiamo fare reparto per reparto, dico una cosa diversa. Se ma può anche darsi, noi non sappiamo. Allora non giocherà più, scusa, perché non l'abbiamo, se al Koulibaly non rientra più. Abbiamo due destro e destro, non gioca più. Con ragionamento. No, ma questo no, però se puoi scegliere, io faccio giocare piede su piede. No, ma Rachmani non può uscire, no, Cristian, quindi andiamo. No, non può uscire perché non per non può uscire che è raccomandato, cioè, un atteggiamento mafioso. Non può uscire perché sta giocando bene, basta. Anche perché pare che Koulibaly e Jesus non abbiano mai giocato insieme, quindi va sempre fatto un po' di rodaggio, no? Non è che a un certo punto metti due centrali in difesa così per la prima volta in una partita così importante come l'Inter. Ma secondo me invece quello che penserà a lungo Spalletti, conoscendo bene l'Inter, che ha questa grande forza con i quinti, la palla lato forte, lato debole, sì, da quinto a quinto. Io non escluderei Juan Jesus terzino sinistro. Dopo ne parliamo ancora più in dettaglio. Questa può essere, una possibilità. Abbiamo parlato anche oggi a Radio Marte, anche perché l'ipotesi è plausibile, però a quel punto rinunci alla spinta, quindi Da dove la tiri devi sempre aspettare Dumfries che arrivi. Io ho una convinzione che tutti e due non li faccia giocare. Tutti e due chi? Anguissa e Koulibaly, tutti e due reduci dalla Coppa d'Africa, due giocatori insieme reduci dalla Coppa d'Africa, uno deluso, uno felicissimo, ecco, perché il secondo che hanno fatto più di un mese fuori casa, non ne sono convinto. Infatti, perché dicevi, dicevo che il secondo ballottaggio è quello al centrocampo, dove la tentazione è forse ancora più forte, perché per l'avversario che incontri, tra la fisicità di Lobotka e quella di Anguissa, cambia un po' tutta la geografia, no? Due maglie tra Lobotka, Anguissa e Fabian Ruiz. Poi dopo vediamo la formazione che noi abbiamo dato. Io continuo a credere che la coppia del mese sia ancora favorita per questa partita, però è ovvio che uno come Anguissa può avere la tentazione di usarlo. In attacco Elmas più di Mertens, che è subentrato largo a Venezia, o di Elmas, cioè o di un As che torna soltanto adesso. Elmas può insidiare uno tra Insigne e Politano, perché soprattutto Lorenzo non è che stia facendo benissimo in questo periodo, ma anche qui sì, va bene magari un po' di copertura in più, però credo che comunque i due esterni titolari siano loro. Io devo sviscerare gli argomenti singolarmente, cominciando proprio da quelli che sono reduci dalla Coppa d'Africa. Vogliamo vedere un attimo, partendo da Koulibaly, sì, qual è stata la sua Coppa d'Africa? La Coppa d'Africa di Koulibaly, che è arrivato fino in fondo, ha vinto il torneo con il suo Senegal, ma ha giocato solo 5 delle 7 partite del Senegal, perché le prime due era saltate per Covid. Le 5 che ha giocato le ha giocate tutte e 5 da titolare, ci mancherebbe altro. Ha collezionato 480 minuti a partire dai primi di gennaio. Abbiamo fatto un calcolo, da quella data lì, cioè quando inizia la Coppa d'Africa non del Senegal ma di Koulibaly, cioè che guarisce dal Covid, sì, ed entra in campo, quanti minuti ha fatto lui, esatto, e quanti ne ha fatti Juan Jesus, e ne ha 200 in più Koulibaly. Non so se questa è una cosa che
il tecnico valuterà, cioè in quel periodo storico, in quel lasso di tempo Koulibaly ha messo in piedi, ha messo e quanti giorni 200... sono? Siamo nell'ambito dei poco meno di 30 giorni, poco meno di 30 giorni. Va considerato anche un altro aspetto, che ovviamente il campionato si è fermato con la sosta per le nazionali, in Coppa d'Africa si è continuato a giocare ogni 3 giorni. Poi c'è da considerare una cosa, io l'ho visto tutte le partite della Coppa d'Africa, giocato totalmente in modo diverso, non si è mai sganciato. Mai una volta come fa nel Napoli, l'ha fatto solo sui calci da fermo, ma mai una, ha sempre tenuto la posizione di difensore centrale, forse proprio per indicazione dell'allenatore. Perciò, secondo me, ha dovuto tenere in equilibrio la difesa, ma grosso dispendio di energie fisiche non l'ha avuto. Non ne ha avuto, infatti. Che cosa volevi aggiungere, Andrea? No, che poi la Coppa d'Africa di Koulibaly è iniziata a metà gennaio, mentre invece quella di Anguissa è iniziata dalla prima partita, quindi i suoi minuti sono sicuramente più dilazionati rispetto a quelli di Kalidou. Ha giocato 6 partite su 7 perché è stato risparmiato, come altri molti titolari, nella finale per il terzo e quarto posto che il Camerun ha vinto ai rigori col Burkina Faso. 6 su 6 da titolare quelle in cui ha giocato, anche qui 561 minuti, che sono 200 in più, quindi caso analogo rispetto a quelli di Lobotka, che sarebbe quello che teoricamente dovrebbe lasciare la maglia nello stesso lasso temporale. Quindi è chiaro, ovviamente Camerun ha chiuso al terzo posto per chi non lo sapesse la competizione, è chiaro che questa è una votazione che poi toccherà Spalletti sullo stato, sul logoramento che avranno i due giocatori rispetto ai pari ruolo che li sostituirebbero e che fin qui benissimo li hanno sostituiti. Però io mi fido di Salvatore, che le ha viste tutte, io ne ho viste due, quindi Salvatore mi può correggere se sbaglio. Ho visto come anche nelle ultime con la maglia del Napoli non lo stesso Anguissa di inizio campionato, quindi un leggero calo, vero? Molto più statico, anche se nella ultima partita, quella che hanno perso, ha cercato di sganciarsi molto di più, ha fatto più la mezzala, ma non così lucido come l'avevamo visto a Napoli. Però loro hanno avuto una tensione, dovevano giocare in casa, erano i favoriti, avevano il pubblico che spingeva, e sono stati molto delusi. Il centrocampo è doverosa una considerazione preliminare, il sistema di gioco. Perché lui ha fatto giustamente, ha ipotizzato delle alternanze ripartendo sempre da questo 4-2-3-1. Ma chi dice che non può andare fuori Zelischi e fai Ruiz, Anguissa e Lobotka vertice basso? È anche questa 4-2-3. Una ipotesi, non ci credo neanche in col questo. Centrocampo a 5 dell'Inter potrebbe anche esatto, avere un centrocampista in noi più. Noi valutiamo tutte, perché noi non siamo l'allenatore, quindi valutiamo tutte le opzioni. Però ti volevo chiedere, Tommaso, proprio vengo da te, abbiamo visto i numeri di Anguissa e di Koulibaly in Coppa d'Africa, ma domani torneranno, domani saranno tutti e due a Castelvolturno, quindi già cominceranno a riprendere gli allenamenti. Tu li faresti giocare o no? No, io infatti stavo dicendo che il dubbio è proprio questo. Cioè, ora, noi Spalletti... ci stiamo preoccupando giustamente di qual è la condizione sia di Anguissa di Koulibaly, ma io metterei in risalto invece quella che è la condizione di Lobotka. Perché per me sta facendo qualcosa di eccezionale, nel senso che in questo momento toglierlo dal campo, al di là insomma del valore di Anguissa, toglierlo dal campo in questo contesto, secondo me il Napoli può perdere molto sotto il profilo chiaramente del ma gioco. Ma gioca Lobotka, non scherzi. Ma Lobotka gioca. Cioè, Tommy, dipende sempre come viene impiegato, perché una cosa è il Venezia, e abbiamo visto che il primo tempo non abbiamo brillato. Col centrocampo dell'Inter, che ha densità e ha fisicità agonistica, mettere due centrali come Ruiz e Lobotka, guarda che va in inferiorità numerica sistematicamente. Sì, ma secondo me non devi fare la squadra in base a quello dell'avversario, perché il Napoli è riuscito a raggiungere un'identità propria con Lobotka, con il gioco anche particolare insomma che questo ragazzo sta facendo, per cui non devi modificarla di volta in volta, altrimenti ne esce un ibrido che chiaramente non... Tra l'altro non può il ragionamento potrebbe anche essere di un altro tipo, no? L'Inter è una delle squadre il cui pressing fa più paura quando si intensifica, no? Di tutto il campionato. Però, avere uno che gestisce la palla come Lobotka, che ti dà quella fluidità, può essere invece un'arma in più. Io parlerei però più che di fisicità, no? Dove quando si parla di fisicità tu ti immagini proprio il contatto fra due giocatori, io parlerei di gamba questa volta. Intensità. Perché loro hanno una gamba più forte della nostra. Se il campo si allunga nella prima ora, noi non ci corriamo dietro a loro, con i quinti, con le mezze ali, eccetera. Se riusciamo a restringere il campo, quindi è più importante questo aspetto
tattico strategico che Spalletti, e perciò io dico che Lobotka gioca sicuro, perché Lobotka è quello che può tenere proprio quella squadra più raggruppata insieme a Fabian Ruiz, insieme ad Anguissa. Trovo che sia più... Per me rientra Koulibaly e gioca Lobotka. Lobotka e Fabian. Sì, Fabian e gioca Zielinski. E davanti giocano i due esterni di Domenico. E Jesus a sinistra. Per me giocano sui due esterni, sì, io non lo so perché le prestazioni di Insigne e Politano... Lo so. Andiamo un punto alla volta, però, perché tornando a Koulibaly, è molto probabile che non vada come ha immaginato Cristian, cioè che con Koulibaly e Juan Jesus, ma che debba essere sacrificato Juan Jesus. E credo che sia anche un peccato, no Andrea? Perché vedendo pure i numeri del brasiliano quest'anno... sta rendendo come in pochi si aspettavano. Beh, intanto chapeau a Juan Jesus per questi numeri, per quello che abbiamo percepito e visto nelle partite, che è attestato da questi numeri, per meglio dire. A parte la curiosità che in questo momento Juan Jesus ha più presenza in stagione di Koulibaly, e questo la dice lunga di quanto ha dovuto soffrire il Napoli, eppure lì a meno uno dall'Inter. Questo non lo dimentichi mai nessuno. Che il Napoli a meno uno dall'Inter, avendo avuto una stagione con Juan Jesus preso a zero, contratto di un anno, che non giocava da due anni, preso per non giocare, ha giocato più partite di Koulibaly, ovviamente dato un po' drogato dal fatto che molte volte erano scampoli di partita, però la curiosità statistica è questa. Nelle partite però giocate da titolare, da Koulibaly e da Juan Jesus, emerge questo dato: con Koulibaly la media gol subita di gol subiti, pardon, a partita 0.8, con Juan Jesus 0.9. Sostanzialmente il Napoli è rimasto la migliore difesa del campionato senza soffrire il passaggio, nei numeri almeno, dall'uno all'altro, e questo è grandioso, insomma, per tutta la squadra e per Juan Jesus. Possiamo fare i complimenti a Cristiano Giuntoli, che ha avuto questa straordinaria intuizione di prendere Juan Jesus? Nessuno ci avrebbe pensato. Nessuno ci avrebbe pensato. È chiaro che l'ha chiesto il mister. Sì, l'aveva avuto e l'ha chiesto il mister. Tutte queste comparazioni però ci portano una cosa, proprio un'evidenza clamorosa, che Koulibaly è un fenomeno, anche sa è stato un grande colpo, ma il giocatore che sposta di più del Napoli è Osimhen. Proprio in termini di punti, le statistiche ce lo dicono. Parleremo approfonditamente anche di Osimhen, ma il Napoli è costruito su di lui e senza di lui è andato in sofferenza. Poi Juan Jesus questo che l'anno è già scorso. Un titolare, hai già tre centrali per il prossimo anno, perché è ovvio che gli rinnoverai, che non è una cosa da poco, andrai a toccare solo un centrale, andrai a cercare. Certo. E già incomincia a fare la squadra, non pensandoci adesso, però per il prossimo anno. Dopo ci pensiamo in realtà. Andrea. Difesa e centrocampo non dovrei fare molto. No. Attacco probabilmente sì. A centrocampo c'è sempre il dubbio. Fabian resta, non resta, un altro anno. Ma è collegato a una serie di discorsi, ma non nel momento. Ne parleremo dopo di tutti i rinnovi, perché abbiamo proprio una sezione ad hoc. Abbiamo amici che ci contattano. Assolutamente, Carlo. Allora ti leggo a proposito. Assolutamente, allora abbiamo Vinci Mimmo Luciano che dice: a me mancano le tue telecronache, complimenti Forza Napoli. Poi c'è la domanda di Paolo Bianco, buonasera a tutti, se non si vince con l'Inter si chiude il discorso o tutto sommato con il pari rimane tutto aperto, ovviamente il discorso scudetto? E poi c'è Lino D'Amato che dice: volevo chiedere, con il rientro di Osimhen ci sarà meno possesso? Ecco, questa è una domanda interessante, sì. Salvatore, magari in 30 secondi ci sarà meno possesso? Sì. Meno possesso sì, perché è stato molto chiaro Spalletti, bisogna servirlo in modo adeguato. Non è che possiamo pensare che dalla difesa, come si fanno in certi campionati, la palla arrivi direttamente a lui, perché non avrebbe un senso. Due passaggi in meno, diciamo. Esatto, quando c'è la possibilità che vedi il movimento, vai. Però è stato fatto bene con Osimhen nelle partite che lui ha giocato, è stato fatto bene. E abbiamo visto che appena rientrato la fisicità sua ha fatto la differenza. E l'aveva già imparato, lo dico sempre, anche a giocare meglio, un po' meglio con i compagni. Non è solo... Ti ricordi era quella gara con Torino? Però avevano iniziato a giocare senza di lui, adesso devono riabituarsi a lui. Esatto, e difatti ha avuto delle difficoltà. Ha avuto delle difficoltà Osimhen. Poi, ripeto... non essendo ancora in grandissima condizione, però abbiamo visto è che al 50% è stato deciso. Sì. Degli altri confronti all'interno dei reparti del Napoli ne parleremo dopo, però io vorrei fare proprio un appello al nostro editore, la famiglia Abbaneo.
Visto che i nostri amici telespettatori lo chiedono così tanto, ma perché non vi comprate i diritti per trasmettere le telecronache del Napoli? Così le trasmettiamo io alla telecronaca e Paolo Del Genio al commento tecnico. È un miliardino. Quelle differite, alla fine, dici, ovviamente. Perché Salvatore costa troppo perché faceva la nazionale, quindi chiederebbe troppo. No, perché una volta si acquistavano anche quelle lì. Una volta si acquistavano quelle lì. Non esistono più. Quindi io ne ho fatte tante di telecronache, però non andavamo in diretta. Anche quello era carino farle. Se trasmetti solo il Napoli, anche quando il Napoli vinceva se la rivedevano. Quando il Napoli vinceva se la rivedevano, pur sapendo ovviamente il risultato. C'è l'editore che mi ha già messaggiato, può darsi che abbia già fatto. Abbia colto. Oppure sì, dobbiamo chiudere e dobbiamo andare via. Questo è il preventivo. Mi sembra che non sia d'accordo, però. No, l'importante è che non viene sacrificato il mio stipendio. Vabbè, però per una buona causa, raddoppiato perché la Bene, Gabriella, visto che abbiamo bisogno di tanti soldi per acquistare questi diritti, è arrivato il tuo momento. Pochissimi minuti e torniamo da voi a qui su Telea. Ragione, fa freddo, Fa freddo. Ormai si passa direttamente dall'estate all'inverno. Antonio! Che è successo? Si è rotta la caldaia. Chiamate un tecnico. Ragione, io ci parlo con le caldaie. Permesso. Lui ci parla. Oddio! Non si sono capiti. Ma tu con la caldaia non ci parlavi? Ma la vostra parla cinese. Ci vuole una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti, completa di fornitura, installazione e collaudo a 20 euro al mese. E per la revisione annuale della tua caldaia a gas, che cosa aspetti? Con Corvino Impianti la manutenzione annuale della tua caldaia a soli 29 euro. Guarda avanti. Scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti, clima, riscaldamento, idraulica. Se vuoi di più, se 80%, fino al 16 febbraio acquista tre o più prodotti, uno di almeno 499 euro e sul terzo meno caro, sconto del 70%. Samsung Galaxy A12 128 giga può essere tuo a 53 euro. Samsung Smart TV UHD 4K 55 pollici può essere tua a 173 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2022. HP Notebook Display Touchscreen Antiriflesso può essere tuo a 119 euro. Lenovo Tablet con modulo 4G LTE può essere tuo a 47 euro. E non è tutto! Vieni nei nostri store e scopri il grande concorso Tufano VIP Premia. In palio, tre auto per Very Important Person. Euronics Gruppo Tufano. Un mondo più avanti e pieno di sorprese. Credere che il male passerà, sto passando io e lui resta, mi devo trascinare presto fuori da qua, dai miei pensieri pigri nella testa, fare qualcosa, oppormi all'inerzia, alla sua forza, che ramolisce il corpo mio da dentro, mantenendo rigida la scorza. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo, e se funziona o no, non lo so, forse sì, va così, va così, va così, va così. Oh, oh, oh. E
stai andando forte, apri tutte le porte e gioca tutte le carte, fai entrare il sole e stai andando forte, e apri tutte le porte e brucia tutte le scorte, fai entrare il sole. Bene. Questa la conosci? Non la conosci? Ma che roba è questa? È festival, è fatta pure tu. A questo punto facciamo pure la rappresentante di lista. No? Ma questa è la canzone di Sanremo di quest'anno. La facciamo? Di Morandi. Sì. Ma la possiamo fare? Giovanotti. Giovanotti. Mi sembra una canzone che viene dagli anni 60. È rimasto lì. Poi dite che non è giusto. No, ma gliela sente Giovanotti. Okay. Andiamo avanti, che sì, forse è meglio. Parliamo di calcio. E, finito il primo tempo di Inter-Roma, Andrea? Siamo in pieno recupero, sempre 1-0 Inter, finito in questo momento. Ecco, in questo momento è finito. La Roma si è mangiata un paio di gol, che era più facile segnare che sbagliare. Poi si è infortunato Bastoni, ma sì, è una non notizia che mancava, perché era squalificato. Vabbè, quello che mancava. Noi auguriamo sempre lunga vita ai nostri avversari, ci mancherebbe. Sì, infatti nessuno in studio ha detto proprio Bastoni, non si poteva fare male. È una nota statistica che giornalisticamente... Vabbè, un'influenza, io non dico mica il resto. Andiamo avanti con le ipotesi di soluzioni da proporre a Luciano Spalletti. E allora andiamo anche al centrocampo. Perché abbiamo detto che in mediana si assegneranno due maglie, presumibilmente, perché non credo si possa rinunciare a Zielinski, tra Anguissa, Fabian Ruiz e Lobotka. Abbiamo un confronto a tre, tra questi tre giocatori, per capire anche un po' cosa danno al Napoli, anche in termini numerici. È chiaro che se vuoi l'iniziativa, se vuoi la giocata, è Fabian, no? Quello che vince da questo punto di vista. Tre i suoi assist contro i 0 a testa per Anguissa e Lobotka, 1.3 la sua media di passaggi chiave per partita, non ci arrivano né il camerunense né lo slovacco. Lobotka invece è il regista, è l'uomo dei passaggi, l'uomo che tesse la ragnatela, no? Per il possesso palla azzurro, 80 passaggi di media per partita contro i 75 di Fabian e i 54 di Anguissa, che ovviamente fa un altro tipo di calcio. Tra l'altro con la percentuale più alta, Lobotka, che sfiora quasi il 94% di passaggi riusciti. Quindi Fabian per l'iniziativa, per la giocata, Lobotka per l'amministrazione. Quello che ti dà Anguissa non finisce nei numeri, ma non è meno importante. Lui che... 5 gol pure, Fabian, oltre 3 assist. Esatto, anche infatti, 5 gol, giusto. Fabian giusto Ruiz ricordarlo. È anche scelto per questa ragione, perché ti dà quella soluzione lì dove fai fatica ad arrivarci con gli attaccanti. Tu li faresti giocare tutti e tre, Cristian? Sì. Ma con quale sistema di gioco? 4-3-3. 4-3-3. Quindi non 4-2-3-1 con 4-3-3. Anguissa o Fabian più avanti. Esatto, 4-3-3, e vi dico di più. Nel caso in cui o a partita in corso o se Insigne non dimostra di essere particolarmente brillante, anche lo Zielinski messo largo a sinistra a convergere a fare quel tipo di lavoro, allora, che fa loro Insigne. Loro tre più Zielinski? Esatto. È fuori Insigne? Juan Jesus, diciamo, a sinistra e 0-0. Questo è il piano. Dopo questa, come stravolgere secondo tempo? Come stravolgere quando andiamo bene? Una formazione che funziona. Si va a prendere Brozovic all'inizio azione, però sinceramente in questo piano partita. Ma tu giochi 4-2-3-1 proprio perché devi avere il sottopunta che diventa quello che prende Brozovic. Esatto. Ma Brozovic altrimenti si complica maledettamente l'accoppiamento in caso di pressione alta. Che il primo pressing lo farà Osimhen. Osimhen è quello più vicino in quella zona. Brozovic non la va quasi mai a prendere a tre quarti della propria metà campo. E quindi ci devono andare due esterni. Perché lì in quella situazione si va oggi meglio. Bisogna prepararle. Sì, l'unica cosa che quando mi proponete l'opzione di Juan Jesus a sinistra, vi prego solo di non rievocare orrori di ancelottiana memoria. C'è questa storia della costruzione a tre centrali, cioè questa è una cavolata che non finisce mai. Guardiola. L'esterno deve fare l'esterno, punto, se gioca esterno. Altrimenti metti un altro centrale e parti a tre.
no che parte a 4, no però poi si accentra però, per vabbè, costruire ma a 3. L'ha fatta una quindicina di volte la costruzione a 3 quest'anno. Questo non... è quello che vedevano i giornalisti, io non l'ho mai visto. Venne a vincere la costruzione con la Roma... a 3, non giocare a 3, la costruzione a 3. Non è che la Spalletti non è che l'hanno vista, cioè, io non parlo, non è che ogni volta che devo dire una cosa chiamo tutti i colleghi, ragazzi, che avete visto? Io dico quello che ho visto, però, io l'ho vista molte volte, sì. E se l'ho vista molte volte probabilmente l'hanno fatta, no? No, l'ho vista di notte dormendo, sono sognato. Venne a vincere a Napoli con la difesa 3,5. Un paio di partite. Però tu calcolo che da quella parte se giocherà, dovrebbe giocare Dumfries, abbiamo visto non solo la velocità, ma anche la fisicità, lo stacco di testa. E quello verrà considerato da Spalletti. Sì, credo di verrà considerato, perciò la fisicità, lo stacco di testa e poter contrastare quel giocatore, secondo me potrebbe pensarci. Però facciamo il nostro passaggio. Cristiano, lo sai da cosa dipende se si inizia a 3 si inizia a 2? Sì. Da cosa dipende? In che senso? Dall'impostazione, cioè, da che dà l'allenatore. Io ma so, no, ma da cosa raccontare, perché voi vi siete ma tutti infermorati no, quando si vince quella partita con Liverpool. No, rapidamente, no, però, facciamo, no, non però ce lo sai da che cosa dipende? Lo dico senza fare la domanda, tu pure la risposta. Dipende da in quanti ti vengono a prendere. Bravo. Della squadra avversaria. Con Liverpool erano tu devi avere la superiorità nell'impostazione, mica ti devi fare gli uno contro uno. Allora, se l'Inter un calciatore fuori posizione, perché se chiedi all'esterno non di è fuori rientrare. Posizione. Noi stiamo parlando di una fase di gioco. L'Inter ti viene a prendere con due, gioca con due punti, l'Inter sì. Gioca 3-5-2, sì. Ti viene a prendere con due punti, il terzo vicino ai due per iniziare a fare il giro palla, devi avere il 3 contro 2 per avere uno sviluppo. Che fai? Ti fai 2 contro 2, ti fai uomo contro... Ma non è, appoggi la palla sull'esterno e parte l'azione. E l'esterno non c'è quello che lo viene a oppure prendere. Oppure il buon Lobotka, se giochi a 3, si abbassa, prende palla una, e fa partire l'azione. Lo faceva Sarri. Mi è venuta la nostalgia della lavagnetta, perché in questo momento con la lavagnetta... No, ma ci vuole la lavagnetta, mi sarei espresso meglio, perché sono un signore, non dico avresti capito, dico mi sarei espresso meglio. Però sai, con i due centrali... di Ancelotti quando Maximovic si inventò quella cavolata che da destra poi lo faceva convergere al centro e tutti i giornalisti hanno detto grande mossa di Ancelotti per vincere una partita, una. No, lo fece al Liverpool e andò bene, ma... Esatto, perché esatto. Avevi Salah, Mané e Firmino che ti prestano più di tutti, allora, al mondo, e tu avevi uno in più a costruire per non perdere 28 però io non vorrei andare no, però devi farli correre anche all'inizio della stagione, non esiste il problema, perché se entra rientra Koulibaly tu hai un altro regista difensivo. Perciò devi avere la pazienza di far correre due giocatori come Lautaro e Dzeko che dopo perderebbero lucidità nella fase offensiva. Devi avere la serenità perché hai sempre Lobotka dentro. Avresti due giocatori che possono iniziare l'azione e giocare col portiere che è un altro. Perfetto. Tranquillo. Resto con te perché l'argomento è, credo che sia tra quelli più corretti da affrontare relativamente agli esterni dell'Inter che sono i più forti di tutto il campionato, da un lato Dumfries e dall'altro Perisic, davvero hanno qualità, corsa e forza fisica, oltre a sapere anche segnare, che non è cosa da poco. Per me Mario Rui fino a questo momento è stato uno dei migliori calciatori del Napoli in questo campionato, uno dei migliori. Ma tu lo faresti giocare sapendo che c'è Dumfries su di lui? Quello che ho detto prima, io opterei perché sai, quando corri devi avere anche la, parlando di Dumfries, sì. E di Juan Jesus, devi avere anche la fisicità per contrastarlo, non solo la velocità, perché Mario Rui ce l'ha la velocità, però abbiamo visto che i quinti dalla parte, quando vanno alla sinistra o a destra, vanno a chiudere, lo fa Perisic, ma lo fa molte più volte Dumfries, e Dumfries con la fisicità potrebbe mettere, perché molti palloni, perché quando Perisic va sul fondo la palla te la mette in qualche modo, o ti salta l'uomo o rientra, perciò il quinto dalla parte opposta dovrebbe essere uno forte di testa, però ripeto, hai detto bene, Mario Rui ha fatto molto bene, si potrebbe aiutare in modo diverso, ma io secondo me Spalletti ci penserà a far giocare vuol dire che potrebbe mettere Juan Jesus perché lei lo sa il pensiero, però cambi modo di giocare, no, il pensiero del allenatore fra il gioco nello sviluppo mi tengo Mario Rui, però tu pensi anche alla giocata singola, alla situazione di gioco più che al gioco, e nella situazione di gioco chiaramente preferisci avere uno che c'ha più fisico per tenere botta, anche perché secondo me se opti per lo schema normale con Zielinski e Insigne su quella fascia, secondo me sei più coperto con Jesus. Scusate, andiamo, ma
È una giocata allora, che loro fanno, sì. L'hanno difficile. A questo punto, Ghoulam. Ma se fosse cioè, un caso... Scusami, è più fisico, però poi quando c'hai tu la palla ti viene dentro Insigne e ti arriva... Ti serve quello che arriva sul binario. Capito, però non gli serve la scusa. Quando entra va a fare l'esterno alto. Non gli mettono a fare no, ma i ritmi poi della partita forse non ce la fanno, sono in questo. È questo perché la differenza fanno la continuità del gioco di Dumfries quando attacca e deve avere fisicità, deve avere corsa, deve avere continuità, cosa che adesso non c'ha. Però non puoi rinunciare troppo a quelle che sono le tue armi per e qui siamo passati alla strategia. Qua dici bene, campo e te ne vai. Quindi qui entra poi un discorso che noi inutile che possiamo, noi non possiamo fare perché noi possiamo capire. Possiamo fare ipotesi di formazione, ma sulla strategia, se la strategia è quella lì, voglio tenere il pallone io per non farlo avere all'Inter, allora giocano Mario Rui, giocano certo. Non rinuncia a nessuno di questi qui che sono quelli bravi nel fraseggio, nel fare sviluppare l'azione. Allora io dico una cosa però, quindi questa è una partita che non devi perdere. Bravissimo. Perché tu hai avuto la forza di arrivare a meno uno dall'Inter, quindi sei messo là, è una partita che non devi perdere. Questo però non vuol dire che la devi pareggiare. No, ma... Tommy, scusa. Ma però, no, ma questo io ho capito, però per non perderla non è detto che devi fare. Non perderla non è che significa fare la partita difensiva, Sai, il calendario farà la differenza dopo. Noi abbiamo affrontato meno avversari pericolosi dell'Inter. Praticamente in questo periodo l'Inter gli mancherebbe forse la Roma e la Juve. Ha tolto tutto di mezzo. Dopo, sai, con un pareggio, e vedremo cosa faranno a Bologna, le possibilità di recuperare diventerebbero difficili. Per quanto riguarda i quinti dell'Inter, che dovrebbero essere tutti quinti, non vengono mai serviti difficilmente nella loro metà campo, ma vengono molto tenuti alti, perché quella la forza dei quinti non è abbassarsi sull'altezza dei tre difensori centrali, ma giocare da metà campo in avanti, cosa che fanno. Proseguiamo sulle opzioni di Luciano Spalletti. Adesso portiamoci in attacco Insigne, Elmas, Politano. Vediamo un po' di caratteristiche che dovrebbero poi consigliare Spalletti a scegliere due di questi tre. Sì, assolutamente. Innanzitutto, dove vedete questo alone verde di sfondo ai dati, vuol dire che quel giocatore fa meglio degli altri due in quella voce statistica. Come vedete, la colonna di Insigne, nonostante tutto, è molto più verde delle altre due, no? Quindi ci sono cose che Insigne ti può dare di più, è il giocatore che tra questi tre ha sicuramente completato più assist, tira di più, regala più passaggi chiave durante la partita, salta maggiormente l'uomo, sono tutti dati che non puoi trascurare nonostante il momento infelice che sta vivendo Lorenzo. Questi numeri però sono comunque una nota di demerito per i nostri esterni, perché se consideri che Elmas, che esterno non è, che titolare a bocce ferme non è, ha praticamente più gol su azione di Insigne, perché i suoi 5 gol sono arrivati interamente sul rigore, e ha un assist, un gol in più di Politano, che ha segnato solo un gol in campionato, e ha praticamente un assist in più rispetto a Politano, solo in meno uno in meno di Insigne. Quindi nota di merito per Elmas, che tra questi due è arrivato a potersi comparare, cosa che a inizio stagione magari non avremmo immaginato, anche se io poi tutto sommato credo comunque che tocchi ancora Insigne e Politano. È così, Salvatore? Sì, Insigne e Politano? Sì. Sai, proprio in questo, adesso non devi guardare in faccia a nessuno, le solite cose, però non far giocare Insigne, non in grande condizione, ci sta, in queste partite e sapendo che dovrà andare via tra qualche minuto, non conta niente, però non schierarlo gli daresti un'ammazzata notevole. Fino allo scorso anno Insigne era, se non il migliore, uno dei calciatori che in Serie A tiravano di più, quest'anno no. Che cosa è successo secondo te? Sì, lo so. Non lo so, fa fatica proprio a trovare lo spazio della giocata. Lo spunto, non gli viene più. Ma perché poi non è stato mai uno che ti salta l'uomo direttamente. Infatti, ti rientra, però non trova più quello spunto e lo spazio per essere decisivo anche negli altri. E questa è la cosa fondamentale, non c'è più Caleon, però i passaggi suoi non arrivano più fluidi come prima e precisi come prima. Però il piede è sempre lo stesso. Secondo me dal fatto che mentalmente non è più libero un'altra volta. Cacchio ragazzi, però sai cosa vuol dimostrare ancora di più? Io non lo so da cosa dipende, io credo che giochi con l'Inter, però io credo che Elmas ha grandi chance nel ballottaggio con Politano, I fattori sono diversi, uno lo diceva sempre Paolo, cioè che l'allenatore giustamente
indica ai centrocampisti di cercare molto Osimhen nella profondità, quindi e questa all'inizio abbiamo pensato a questo, però poi pure quando è mancato Osimhen questi esterni non sono venuti fuori. Poi due, Paolo, abbiamo pensato per... quando il tecnico opta per il 4-2-3-1 Insigne deve coprire una distanza troppo ampia del campo e gli anni passano per tutti, cari l'anno miei. L'anno scorso ha fatto questo benissimo, 19 gol. Lo so. Tre anni fa, ci dobbiamo anni fa. Prendere quello che nel calcio si chiama il cooling break. Mi spiace interrompervi, però continueremo ad arricchire il nostro blocco di approfondimento sul big match contro l'Inter e ancora dati, statistiche che abbiamo preparato per voi. Tutto questo si gonfia la rete tra pochissimo, però prima andiamo da Corvino Impianti. Quando fuori fa freddo, che cosa c'è di più bello che essere accolti dal calore della propria casa? Non rinunciate al piacere di una casa calda e accogliente. Sostituite la vostra vecchia caldaia con una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti. Una scelta ecologica che vi farà risparmiare sulla bolletta del gas fino al 35%. Con la campagna di rottamazione di Corvino Impianti, la vostra vecchia caldaia sarà supervalutata e sostituita da una nuova caldaia a risparmio energetico. Credetemi, un'occasione unica. Beh, allora che cosa aspettate? Chiamate subito Corvino Impianti e riceverete a casa una nuova caldaia sicura ed efficiente. Tutto con rate da 20 euro al mese, installazione inclusa. Fate come loro, chiamate subito Corvino Impianti allo 081 754 5938. Corvino Impianti conosce le vostre esigenze, più calore in casa e consumi ridotti. Le caldaie a risparmio energetico di Corvino Impianti, costruite in acciaio, garantiscono affidabilità e un bel risparmio sulle bollette del gas. Ed invece per la revisione annuale della vostra caldaia a gas, ma che cosa aspettate? Con Corvino Impianti la manutenzione della vostra caldaia a soli 29 euro. Guarda avanti, scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti, clima, riscaldamento, idraulica. 081 754 5938. E allora, sulle opzioni che vi abbiamo prospettato e con le quali abbiamo discusso anche attraverso la voce dei nostri ospiti, a questo punto dobbiamo vedere quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Napoli. Però io ho cambiato idea dopo che ho sentito Salvatore, perché pure mi ha convinto del fatto che giochi con Koulibaly e non Juan Jesus. Noi abbiamo optato per la linea della continuità invece con le nostre probabili formazioni, ossia... qua vedo Koulibaly, quindi mi sono già... Si è inserito da solo Koulibaly. Mi ha letto il pensiero. Allora Koulibaly si è inserito. Koulibaly ha chiamato Yolanda, ha detto mettimi, non scherzare. La nostra Yolanda che... Palumbo, esatto. Bravissima. Oppure semplicemente non ricordo neanche quello che scrivo, che è una probabilità questa. Quindi immaginiamo così il Napoli, praticamente la formazione ammirata in questo mese di gennaio, ultimamente con il solo innesto di Koulibaly che tornerebbe... al posto di Juan Jesus, mentre al centrocampo abbiamo lasciato fuori Anguissa. Juan Jesus e Elmas, con Mario Rui e Politano, i due ballottaggi, penso io, nella testa di Spalletti, penso io, Juan Jesus ed Elmas. Ed Elmas con Mario Rui e Politano sono due ballottaggi aperti, favoriti, Mario Rui e Politano, per la serie sta andando tutto bene, non tocco niente, tranne il rientro di Koulibaly, che è Koulibaly e quindi... è un discorso a parte. Ma, se dovesse essere così, Salvatore, resto su di te l'argomento Dumfries. Credo che il lavoro di Insigne si moltiplicherebbe, perché avrebbe perché... un compito ingrato. C'è anche Barella di provare. Sulla posizione con Lobot. Per fortuna dall'altra non c'è Bastoni che crea una catena terrificante, poi con Perisic e Çalhanoğlu. Sì. Quindi almeno questa è una cosa positiva. Dovrebbe lavorare molto, perché Barella ovviamente da mezzala si allarga, le mezzale devono allargarsi, lui lo fa spesso nell'allargarsi a destra. Sì. E poi è intelligente nel capire invece quando deve lasciare uno contro uno Dumfries con la avversario. Lì il lavoro dovrebbe essere... Diciamo che se sei Inzaghi, vedi queste formazioni, dici, io lì con Dumfries e Barella gli vado a mettere ci abbiamo beccato il rigore, perché c'era Largo, era Darmian, il problema, come Barella, diceva Salvatore, gli inserimenti delle mezze ali. Se tu giochi a due, Çalhanoğlu e Barella, ti fanno male.
ti entrano da tutte le parti. Ma tu non giochi a due, ma non è Zielinski, due perché Zielinski sta con Brozovic. Io Zielinski ancora si allarga dove stava, come anche vero c'è Zielinski, avevo detto Osimhen, hai ragione, c'è Zielinski, ma Zielinski dietro le spalle di Brozovic gli può dare tanto, ma tanto. Però tanto Spalletti l'ha detta tante volte sta cosa del 2 più 1, dell'1 più 2, esatto. È l'ana caprina, nel senso che comunque sono tre. Poi sì, che quando c'è lo sviluppo, Fabiane se ne va un po' più su, lo botta la destra centrale, Zielinski si allarga un po' perché si fa il centro destra Fabiane e il centro destra Zielinski. Quando è fase di non possesso, lasciamo perdere il 4-2-3-1 che diventa 4-4-1-1. Quindi il Napoli di Sarri attaccava 4-3-3 ma si difendeva 4-4-1-1, potrebbe fare il contrario, sì, adesso, no? Difendersi 4-3-3 con la bottega centrale, la condizione fisica anche di Insigne per quanto riguarda questa vedremo. Però in grande forma penso che ce la fa, cioè ci vuole il calciatore d'esperienza. Insigne se è in forma penso che riesce a prenderli entrambi, la prestazione, cioè la condizione fisica di Insigne che necessita sicuramente di una copertura maggiore dietro. Perciò avevo lanciato la provocazione a Rissà e Zielinski a posto di palla, perché poi cambia tutto, perché se ci mettiamo tutti sotto palla... Ma tu non li puoi pressare per 90 minuti. Inter-Napoli, Docet dell'anno scorso in Coppa Italia, no, due anni fa, no, con Gattuso, sì. Tutti sotto palla, poi sì. Facciamo un gol di Fabiano, vinciamo 1-0, poi al ritorno... Peggio ancora, tutti sotto, tutti nella nostra metà campo, un gol di merda, facciamo 1-1, siamo andati a fare la finale, abbiamo vinto la Coppa Italia. Quella scelta oggi non credo che la farà Spalletti, simile a quella, cioè di una partita nettamente difensiva dove l'Inter va in difficoltà. Infatti, contro quel tipo. Forse l'Inter la soffrirebbe di più. L'Inter la soffrirebbe di più, però il Napoli in questo momento, un allenatore, dobbiamo pensare a tante cose, un allenatore che mentre stai vincendo tutte le partite entra in uno spogliatoio e dice noi ci difendiamo solo, tutti sotto palla, non prestiamo, non lanciamo, dai un brutto segnale. Ha detto capito? Bene Paolo, cioè noi, dipende come nasce la partita e come ti potrà imporre sull'avversario, perché noi abbiamo parlato ovviamente della fascia destra, dell'attacco dell'Inter, ma se tu costringi a difendere Dumfries e far uscire sulla destra Skriniar, diventano tre lo stesso, perché da questa i tre difensori diventa come si chiama? Perisic, no, dopo se dice, deve chiudere e costringe a fare il terzo di difesa Perisic, perciò dipende come sentiamo pure che cosa ne pensano gli amici che ci seguono attraverso il web. Allora, un tifoso Pietro Guerriero vi chiede: a questo punto non potrebbe giocare con una difesa a tre, che cosa ne pensate? Per giocare una difesa a tre, nel senso di far giocare Mario Rui e Di Lorenzo esterni più tre difensori centrali, per carità si può fare, però devi togliere a qualcuno, devi si rinunciare a uno fra Politano, Insigne o Zielinski. A chi rinunceresti? No, io non la farei la difesa a tre, sinceramente. No, metterti a specchio è la cosa più sbagliata che puoi fare. Allora, facciamo così. Questa, in ogni caso, chi gioca dell'Inter Napoli, è chiaro che è una sfida tra giganti, perché parliamo delle due formazioni che oggi rappresentano il meglio nel campionato di Serie A. E allora, questi giganti li vogliamo vedere al microscopio, uno per uno, o meglio, i più rappresentativi? Ma abbiamo scelto delle coppie, dai, facciamo dei giochi di coppia. Giochi di partiamo coppia. Con non dovete capire quello che pensate solitamente, lo so. Partiamo con i portieri, partiamo col confronto Ospina-Handanovic, due giganti per davvero che hanno collezionato dei numeri molto importanti, 20 partite per Ospina, 23 per Handanovic. Credo che ci sia un errore nei gol subiti di Handanovic, che ne ha subito in realtà qualcuno in più, ma quello che conta, che mi piace molto sottolineare, è il fatto che Ospina sia il miglior portiere quest'anno in Serie A per clean sheet. Lui pensa che su 11 partite, cioè su 20 partite, ha finito con la porta inviolata 11 volte. Handanovic dell'Inter capolista su 23 partite, porta inviolata meno di Ospina, in tre partite in più, una volta in meno di Ospina. Tra l'altro una nota di merito anche un po' per tutto il sistema difensivo del Napoli, data dal fatto che Ospina è costretto a due parate e mezzo per gara, mentre invece ne serve qualcuna in più ad Handanovic per difendere la porta dell'Inter. Tommaso, ma non ci si fida proprio di Meret? Perché anche l'ultima partita, quella di Venezia, con Ospina che è rientrato, problemi gastrici, non ha giocato si fida di l'ultima partita. Si fida tanto di Ospina più che non si fida fidarsi tanto di Meret. Perché non ci si fida tanto di Meret? Ma credo che sia diventato uno dei giocatori fondamentali in questo Napoli, anche per la sua bravura con i piedi, assolutamente.
e sul fatto che riesce a comandare la difesa. E poi del resto quelli numeri che ci stava snocciolando adesso Andrea lo dicono in maniera molto chiara, per cui a noi dispiace molto, però da una parte. Dall'altra parte credo che Ospina stia facendo un campionato eccezionale e che meriti insomma questa fiducia. Se lo sta però meritando. È stata una sorpresa, perché dopo due partite che sono andate male per la Colombia, che può darsi che non vada neanche al mondiale, riportare e far giocare Ospina. No, ma assolutamente no, perché era l'occasione per dire gioca tu Maret. Per tanti motivi, titolare rimane Ospina, ma in quel Venezia, momento partita abbordabile, esatto, magari non ti arrivano tanti in che poi Meret è affidabile, non è che non parla. Credo che sia... gioca col Barcellona Meret, secondo me, perché non può a questo punto addirittura poi farle fare tutte a Ospina. Quindi... Tommaso, che cosa volevi aggiungere? No, dicevo, sicuramente, secondo me Ospina, al di là di tutto, è uno dei leader dello spogliatoio. Cioè uno di personalità molto forte che, siccome non ce ne sono molti, credo che effettivamente pesi anche una celebrità nel suo paese. Sì, no, ma al di là di questo, secondo me, adorato dalla gente. Fa proprio parte dello sviluppo della manovra, come dicevamo prima. Cioè lui è un giocatore aggiunto, come se fosse in mezzo al campo. Continuiamo con i confronti. Ti do il dato corretto, intanto su Handanovic i suoi gol subiti sono 0.8 per gara, quindi comunque simile la media a quella di ce l'ho al computer, a quella di Ospina. Per quanto riguarda i clean sheet, 55% per il colombiano di partite con la porta inviolata, 43% per lo sloveno. Andiamo avanti e passiamo alla, di Lorenzo Broso, alle fasce, alle corsie. Due giocatori che più diversi non possono essere, ma che si troveranno a vivere un grande duello. Sono comunque i due esterni migliori delle due squadre, se vogliamo, a tutta fascia. Di Lorenzo contro Perisic, parliamo del giocatore, Raffaele, che tu mi facevi notare oggi ha giocato clamoroso. Più minuti di tutti tra i calciatori di movimento in quest'anno Serie in Serie A, 14 soltanto. Soltanto ne ha, 14 ne minuti saltati, di tutti i minuti giocati che è Di Lorenzo. Due giocatori non diversi. Con la Salernitana, no? L'ha tolto a poco dalla fine con la Salernitana. In tutta la Serie A, quanti calciatori ci sono in Serie A? Centinaia? Lui è quello che ha giocato più 500. Di tutti. 500, 500 più di 500. Voglio farti notare questo aspetto delle statistiche che mi ha colpito molto. Sono due giocatori molto diversi, non solo perché uno è un terzino puro, l'altro è più un esterno votato all'attacco, ma anche per come vengono utilizzati. Di Lorenzo è quasi un regista esterno aggiunto, se vogliamo, del Napoli, completa 66 passaggi per partita, molto lo sviluppo passa per i suoi piedi e anche una assolutamente apprezzabile percentuale di 88% di passaggi riusciti. La cosa curiosa è che Perisic di passaggi in una partita li completa la metà rispetto a Di Lorenzo, solo 32 per gara. Perché? Perché a lui viene chiesto di andare soprattutto senza palla per essere lanciato in velocità e andare appunto a far male alla difesa avversaria. Quindi, vediamo anche l'altro duello e poi ci fermiamo ancora un pochino. Altro duello anche qui che è molto diverso, che sottolinea molto la differenza tra i due giocatori, quello tra i registi, tra Lobotka e Marcelo Brozovic, che comunque gioca un'infinità di palloni per l'Inter, ma non quanti ne gioca Lobotka per il Napoli, che completa 80 passaggi a partita contro i 74 del croato. Lo fa anche con una percentuale di passaggi riusciti migliore. Anche qui emerge la differenza di caratteristiche del giocatore e della squadra, perché se andiamo alla voce passaggi lunghi, Brozovic ne completa 5.7 a partita, un'enormità. Lobotka non arriva neanche a 2. Quindi è quello che ti stavo per dire, per completare le caratteristiche. Bisogna vedere chi gioca in verticale e chi gioca all'indietro o in orizzontale, perché sono caratteristiche del giocatore, perché sono caratteristiche della squadra. Non bisogna mai discernere due cose. Sicuramente Brozovic è più bravo a lanciare di Lobotka, ma è anche vero che Inzaghi glielo chiede molto di più di quanto Spalletti lo chieda a lui. Bene, gli altri confronti li snoccioleremo tra poco, anche con i commenti dei nostri ospiti in studio, ma prima abbiamo un obbligo che a noi piace tanto rispettare. Sì, ci fermiamo solo per pochi minuti dopo la pubblicità.
Eurolix Gruppo Tufano. Se vuoi di più, se 80%. Fino al 16 febbraio acquista 3 o più prodotti, uno di almeno 499 euro e sul terzo meno caro, sconto del 70%. Samsung Galaxy A12 128 giga può essere tuo a 53 euro. Samsung Smart TV UHD 4K 55 pollici può essere tua a 173 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2022. HP Notebook Display Touchscreen Antiriflesso può essere tuo a 119 euro. Lenovo Tablet con modulo 4G LTE può essere tuo a 47 euro. E non è tutto! Vieni nei nostri store e scopri il grande concorso Tufano VIP Premia. In palio, 3 auto per Very Important Person. Euronix Gruppo Tufano, un mondo più avanti e pieno di sorprese. Ragione, fa freddo, eh? Fa freddo. Ormai si passa direttamente dall'estate all'inverno. Antonio! Che è successo? Si è rotta la caldaia. Chiamate un tecnico. Ragione, io ci parlo con le caldaie. Permesso. Lui ci parla. Oddio! Non si sono capiti. Ma tu con la caldaia non ci parlavi? Ma la vostra parla cinese. Ci vuole una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti, completa di fornitura, installazione e collaudo a 20 euro al mese. E per la revisione annuale della tua caldaia a gas, che cosa aspetti? Con Corvino Impianti la manutenzione annuale della tua caldaia a soli 29 euro. Guarda avanti, scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti, clima, riscaldamento, idraulica. Believe it. I have music now. I can have it. Love now. I'm dancing for my life. What I feel. Finalmente. Grazie. Un po' di buona musica. Grazie. Grazie a Nick Cavaliere, al maestro di cuori. No, guarda che ha girato il problema, perché questa è un'altra canzone che era fatta sola. Bravo, stavo per dirlo io, l'ha cantata Elisa nella sera delle come la ma per dare un senso a Sanremo hanno dovuto prendere canzoni che non sono di Sanremo. Ma è chiaro, ragazzi, questa è musica vera che purtroppo non sentiamo più da parecchio tempo. Vogliamo continuare con i duelli, Andrea, tra Napoli e Inter? Sì, il prossimo duello che andiamo a sviscerare è quello tra i due centrocampisti, qualcuno direbbe più forti delle rispettive rose, Cinischi
da una parte Barella, dall'altra Barella che forse è il miglior centrocampista del campionato in assoluto. E qui che è chiaro che da un punto di vista di presenza nella partita domina il calciatore interista, basti pensare al dato sui contrasti, 1.7 per gara per Barella contro soltanto lo 0.6 per partita di Zielinski, e anche se ne facciamo un fatto di passaggi, nonostante la qualità che il polacco ha, magari se parliamo esclusivamente, squisitamente di talento neanche di più, però è molto più vivo anche nel giocare con i compagni Barella, che completa quasi 50 passaggi a partita contro i 35 di Zielinski, che soprattutto con Spalletti ha più questo ruolo di stare lì a determinare tra le linee. Quello che sicuramente incorona ovviamente Zielinski è la produzione offensiva, perché Zielinski ha segnato 5 gol, fatto 5 assist, ha costruito 10 gol praticamente per il campionato del Napoli, che non sono pochi in realtà sui quanti 45 mi sembra circa segnati. Sì. Dall'altra parte Barella ha segnato solo 2 gol, sì, ma ha fatto registrare ben 7 assist, questo è un dato che magari non tutti conoscono, 7 assist sono tantissimi quelli di Barella, che è sicuramente uno dei giocatori da cui guardarsi con maggiore attenzione. Possiamo dire che questi dati confermano una cosa che però già sappiamo, che queste due squadre non si somigliano per niente, come diceva Benigni quando vedeva il suo sosia. Esatto. È un'altra cosa che non potrai mai rinunciare a Zielinski, nonostante le pause, non puoi rinunciare a Zielinski e metterlo in panchina. Perché anche dopo una prestazione negativa c'ha la giocata. Sì. Giocatore così deve stare in campo. Ci delude qualche volta, proprio per le qualità. Negli ultimi tempi molto meno, però ti dico che non puoi rinunciarci. A San Siro la sblocca lui, no? Sì. A San Siro la sblocca lui. Sì, assolutamente. Ultimo confronto, bello questo, eh? Ultimo confronto, il confronto attorno cui forse gira tutta la partita, quello tra i due centravanti, Osimhen e Dzeko. Sotto l'aspetto squisitamente numerico sembrerebbe tutto appannaggio del bosniaco, non solo perché ha giocato ovviamente di più, ma perché ha segnato di più, ma tra un po' andiamo a vedere anche il rapporto medio. 9 gol in campionato, conditi anche da 3 assist, e soprattutto se ne facciamo anche un discorso di meno palle perse, 3.2 Osimhen, 2.4 Zielinski per partita, ma anche se ne facciamo un discorso proprio di partecipazione, no, al gioco per la squadra, la maggior percentuale di passaggi riusciti di Dzeko, 75% contro il 67% di Osimhen, e la sua maggior capacità di vincere duelli aerei, che ovviamente su quello dato dal fisico. Però se andiamo a parlare ancora una volta di gol, di produzione offensiva, ne facciamo un discorso rapportato ai minuti giocati, ci accorgiamo che la media gol dei due è praticamente identica in questo campionato, perché Osimhen ha segnato un gol ogni 164 minuti, Dzeko ne ha segnati uno ogni 169, quindi grosso modo dal punto di vista realizzativo tra i due siamo lì. Poi Osimhen ti dà tutte quelle cose che nelle statistiche non entrano. Salvatore, sei dell'avviso che Osimhen è un calciatore fino a questo momento poco apprezzato dalla gente, perché non lo conosce? Secondo me non lo conoscono ancora bene. Mi sembra strano. Ecco, forse poteva non essere apprezzato l'anno scorso, proprio per il discorso che hai fatto te, poco conosciuto, tanti infortuni, teticamente non eccelso l'anno scorso per diversi motivi. No, quest'anno no, dopo quell'inizio straordinario che ha avuto, la gente si è accorta che non era quello dell'anno precedente, ma che aveva caratteristiche generali ottime, completezza del giocatore, non è solo, ripeto, né fisicità e neanche solo profondità, perché la differenza tra Dzeko aiuta sicuramente più i compagni nel gioco corale della squadra, lega bene, però abbiamo visto che l'ha dimostrato anche nell'ultima partita, quando va adesso in questo momento, visto oltre trentenne, quando va uno contro uno è sempre palla persa, quando cerca. Invece adesso che molte volte i difensori si trovano uno contro uno contro gli attaccanti, diventa letale. Però io vorrei sottolineare una cosa, scusami, Salvatore, da quello che ci ha mostrato Andrea, possiamo vedere tranquillamente che nonostante Osimhen sia un calciatore molto giovane rispetto a Dzeko, non penso che dai numeri a questo punto abbia nulla da invidiare, perché il rendimento è comunque alto e messo a confronto con Dzeko le caratteristiche sono differenti. Ivana, resta un solo dubbio su Osimhen. Quale? Quante partite riesce a fare in un anno? Per il resto, sulla forza del giocatore non ci sono più dubbi. E questo è un dubbio serio, un problema serio, perché è chiaro che un giocatore così determinante
non deve ripetersi più quello che è successo nei primi due anni, cioè che metà campionato c'è e metà non c'è. E lui ha saltato 14 partite, però, che sono tantissime, sì, per uno del suo valore per resto, e per il quale il Napoli ha investito anche. Bisogna concedergli anche un lasso di tempo, ecco, che lui ha speso per comprendere i meccanismi del calcio italiano. Però questo sì, ma questo sì, ma che può migliorare, ma io me lo tengo già così. L'importante è che fa 34 partite. Questo voglio dire. Sì, sì, deve giocare. Però quello, la risposta a quello che diceva Raffaele, che chiedeva Raffaele a Salvatore, cioè la percezione che non sia ancora così apprezzato, è semplicemente perché non l'hanno visto ancora giocare con però, continuità hai detto troppe bene, partite. Tu Andrea conosci benissimo, cioè, i numeri, l'hai detto, praticamente sono pari. Tu hai fatto un gol ogni 168 nella di media giù. Sono pari, cioè, ma sono totali. 20 gol a stagione. Io più di 20 gol a stagione come idea, come che media. Purtroppo le medie, capito, quello è il problema. Tradita ancora la potenzialità, ma non si vede la realizzazione piena di questo ragazzo. Perché, ecco, voi per infortunio, voi per carattere, voi per qualche situazione, non ha potuto esprimersi proprio al massimo, insomma. Guarda, fino al 21 novembre per me si era espresso al massimo delle proprie potenzialità, sbagliando pochissimo ed essendo sempre decisivo. Aveva già fatto vedere quello che è il suo valore, quello. Poi dopo ha detto, però ce l'ha dimostrato. La chiave è che deve giocare di più, che non è che un giorno diventerà pure quello di una tecnica sopraffina, quello no, non c'ha proprio il fisico, le movenze. Lo stavo però dicendo impattante, proprio determinante. Lui ha fatto anche delle realizzazioni di pregevole fattura, la doppietta contro gli inglesi. Sì. Cioè, tecnica, ha fatto anche dei bei gol sto ragazzo. Mi piace però ricordare anche un dato, perché domenica contro il Venezia, che ha avuto un baricentro bassissimo, 34 metri, vuol dire che tu ti chiudi per non prendere gol, nonostante il Venezia abbia fatto in modo che il Napoli giocasse poco su Victor Osimhen. Osimhen ha tirato 4 volte nello specchio della porta, un gol, un palo. Quindi ha fatto un gran gol, tra l'altro. Un gran gol tiro deviato da Caldara, che era molto pericoloso. E questo ci fa capire ancora. Lui è molto pericoloso. E ci fa capire ancora di più che anche senza spazi può essere un uomo determinante. Forza, grande gesto tecnico, ma i difensori del Venezia penso che stanno in vacanza, stanno prendendo il tè. Tutti e tre, quindi lasciamo. E poi dobbiamo considerare l'età. No, su questa considerazione, tu dici i difensori del Venezia stavano prendendo il tè. Ammettendo che non avessero preso il tè, c'è uno in grado di saltare così alto come lui? Lo vedrai sabato. E chi è? Chi è? Skriniar o De Vrij? De Vrij o De Vrij? Cioè, saltano più saltare, no, saltare no, se non cioè, prendi il non di più, se non ma prendi lo contrastano il gioco, non lo fai saltare, quello di ma gol di testa per favore, che gol dell'Inter, ho capito, ma cioè, raddoppio dell'Inter, un gran gol di Sanchez, l'Inter è più forte del Venezia, stiamo dicendo che l'Inter è più forte del Venezia, stiamo dicendo di caratteristiche dei difensori, così come quando giocavamo con la Juve io vi dissi, stiamo dicendo che i difensori dell'Inter sono più forti dei difensori del Venezia. E così fu, perché l'interpretazione del gioco difensivo e le caratteristiche dei singoli della linea difensiva che non gli permettono di esprimersi come lui però sa fare. Si è rapportato solo alla difesa del Venezia, Osimhen, si è rapportato anche alle difese, diciamo, delle squadre che sono in vetta alla classifica. Assolutamente, penso però che ti dico, contro determinate squadre, tra cui l'Inter, va in difficoltà. Vedremo. Ah, vediamo. Che andrà in difficoltà, sì. Tra cui l'Inter. Ma guarda che comunque pure Dzeko e Lautaro fanno più fatica con Napoli rispetto a quando giocano con l'Inter. Noi martedì saremo di nuovo qua, quindi mia, non ti presentare. Pensa se dovesse vincere il Napoli e segnare Osimhen. È meglio che c'è una troppa. Siamo contenti. Non vi aspettate che sia Osimhen a risolvere. Visto che siamo proprio. Però l'ha detto, non vi aspettate che sia Osimhen a risolvere. Questa non dovevi esporti così tanto, questo non lo dovevi dire. Però l'Inter che vince 2-0, vediamo domani il Milan che fa con la Lazio, potrebbe portare a un doppio Inter Milan semifinale di Coppa Italia, la semifinale si fa andata e ritorno, quindi noi dobbiamo prendere tutto quello che possiamo prendere. Di Milan, ma gli volevo fare sempre quella domanda, sempre voi giornalisti, ma qual è stato? Ma perché escludete il Milan dopo un derby vinto dalla Borussia? Io escluso il Milan. E tanti altri colleghi. Non lo escludo, neanche lo includo. Ma queste notizie date dall'alto dei giornalisti. Il Milan c'ha una caratteristica, appena viene sopravvalutato, appena invece
invece lo danno per morto, poi tira fuori qualche cosa. Ah. È una caratteristica degli ultimi anni, del mio, che ricorderai che l'anno scorso a un certo punto tutti erano un po' convinti che quella che uscisse fra le cinque era il Milan. Sì. Il Milan è andato a vincere con la Juventus e con l'Atalanta. Così come quest'anno avrà la botta definitiva con l'Inter. Oddio, per 70 minuti l'Inter ha dominato. Il calcio, però, è bello perché a volte poi negli le score cambiano per due gol. Che più ci appartengono. E questo è un tema molto, molto interessante sul quale vorrei vi esprimeste. Oggi siamo al top e domani che cosa accadrà? Questa è l'ultima grafica della nostra trasmissione che adesso Yolanda ci mostrerà perché è tutta qui. Chi sono questi qui? Beh, Insigne che è già andato via e gli altri che potrebbero salutare presto o tardi con questa sorta di buco nero che sta un po' risucchiando i protagonisti di questo Napoli. Però De Laurentiis ha parlato, ragazzi, ha detto state tranquilli, saremo sempre forti. L'anno prossimo saremo ancora forti. Preoccupante, saremo sempre forti vuol dire che togliete questa affermata, allora. 4 su 5 li vanno via, rischiano tutti 5. Ma invece io penso una cosa, lo sai, cioè io che sono prudente 4. Su questa stagione, stranamente sono molto ottimista sul futuro del Napoli perché sono venute fuori una serie di cose quest'anno, sia alcuni giocatori che non pensavamo di poterci contare, ci possiamo contare. Alcuni che forse qualcuno andrà via, qualcuno viene messo in discussione, il mercato del Napoli può facilmente migliorare il Napoli. Spalletti sarà al secondo anno, non penso e non mi auguro che ci sarà di nuovo questa falcide di infortuni e di assenze. Io dico quest'anno vediamo di fare il massimo, ma l'anno prossimo, tutto questo pessimismo sull'anno prossimo, che il Napoli, solo perché deve finire il Monte Ingaggi, uscirà scena, io non lo condivido. Infatti il Monte Ingaggi non ti fa vincere. Delle scelte dovranno essere perfette. Perfette. Perché lì ci sono quattro giocatori determinanti. Io ho detto si può migliorare, non ho detto è facile. Però quando tu hai tanta qualità in quei giocatori, tanta qualità e... diverse caratteristiche, ma l'essere determinanti in tutti, in diversi ruoli, non è così semplice trovarle. Sei stato vittima tu della fine di un ciclo, no? Ci sono i cicli. Ha vinto anche senza di me, che è una cosa stranissima. Qual è la cosa stranissima? Quindi molti di questi sono a fine ciclo. Per me nel calcio di Spalletti alcune modifiche che si possono fare proprio le caratteristiche dei giocatori dell'anno prossimo possono mettere Spalletti e anche Osimhen, che sono i due perni del futuro del Napoli, no? Allenatore, il giocatore più rapido, nelle condizioni di dare ancora di più. Ricordiamoci che si vince solo con la qualità. Non c'è altro modo. Io non ho mai visto nel campionato una squadra che ha vinto senza qualità. Non me la ricordo. Dobbiamo fermarci, però vediamo un attimo la situazione. Contratti con quelli a scadenza imminente. Vediamo i rapporti che finiscono o finirebbero nel 2022. Teoricamente anche il portiere Ospina, che in settimana ha parlato, per ora mi concentro sul campo, poi si vedrà. Mal qui e non credo lo rimpiangeremo. Juan Jesus, che penso al 99%, se non rinnovi inspiegabile dopo la stagione che ha fatto. Juan Jesus ha l'opzione. Napoli ha già l'opzione per il rinnovo. Ma anche se non l'avesse, ci disse diversamente il suo agente. Non è così. Io sono che ce l'avevo. No, non c'è nessuna opzione per Juan Jesus. E tra l'altro, secondo me, nel momento in cui si andrà a discutere il rinnovo, gli devi dare una gratifica rispetto a quello che ha guadagnato. Però glielo faranno, dai. Tuanzebe che andrà a fine prestito, Ghoulam, anche lui scadenza di contratto, Anguissa teoricamente finisce il prestito, ma anche qui, se non si riscatta questo calciatore... finisce il calcio. Insigne e Mertens, sappiamo, contratti scadenza. Su Mertens c'è l'opzione, ma il problema è che il Napoli non vuole rinnovarlo, quindi non è il problema contrario. Scadenza 2023 invece, l'anno dopo, Koulibaly, Fabian Ruiz e Unas, questi saranno i contratti che quest'estate ti troverai nella tipica situazione di dire non scadono adesso, non li perdo adesso, ma forse è meglio che li vendo per non perderli l'anno prossimo. Esatto. Però a parte loro c'è anche Osimhen, di cui il Napoli credo voglia allungare il contratto. Però ne parleremo tra pochi minuti, perché sono quei minuti fatali per la nostra trasmissione. Pochissimi, il tempo della pubblicità. We'll be right back.
Da Euronics Gruppo Tufano, se vuoi di più, se 80%, fino al 16 febbraio acquista tre o più prodotti, uno di almeno 499 euro e sul terzo meno caro, sconto del 70%. Samsung Galaxy A12 128 giga, può essere tuo a 53 euro. Samsung Smart TV UHD 4K 55 pollici, può essere tua a 173 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2022. HP Notebook Display Touchscreen Antiriflesso può essere tuo a 119 euro. Lenovo Tablet con modulo 4G LTE può essere tuo a 47 euro. E non è tutto! Vieni nei nostri store e scopri il grande concorso Tufano VIP Premia. In palio, tre auto per Very Important Person. Euronics Gruppo Tufano. Un mondo più avanti e pieno di sorprese. Ragione, fa freddo, Fa freddo. Ormai si passa direttamente dall'estate all'inverno. Antonio! Che è successo? Si è rotta la caldaia. Aia. Chiamate un tecnico. Ragione, io ci parlo con le caldaie. Permesso. Lui ci parla. Oddio! Non si sono capiti. Ma tu con la caldaia non ci parlavi? Ma la vostra parla cinese. Ci vuole una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti, completa di fornitura, installazione e collaudo a 20 euro al mese. E per la revisione annuale della tua caldaia a gas, che cosa aspetti? Con Corvino Impianti la manutenzione annuale della tua caldaia a soli 29 euro. Guarda avanti. Scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti. Clima, riscaldamento, idraulica. Così non possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare. Forse tardi e rincasare vuoi, ma che non vorrei. Io sto bene in questo posto, no che non vorrei. Questa sera è ancora presto, ma che sciocca sei, ma che sciocca sei. A parlar di rughe, a parlar di vecchie streghe, meno bella certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo non essere più solo. Cerca di evitare tutti i posti che frequenti e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Ta-ti-ra-ti-te, ta-ti-ra-ti-te. Grazie. Bravo, bravo.
è importantissima. Sì, prego, prego. Ma c'era il festival questa, no? Magari. Non no, c'era no, questa. Che magari? Al festival c'erano solo scappati di casa con gente che non sa cantare, tra l'altro. Ma tu ridi, guarda che è la verità. Ormai il festival è infarcito. No, perché il festival della canzone italiana, no, ma... queste canzoni italiane, certo. Ce ne stanno, ne posso dire. Vabbè, però sono venuti gli ospiti, no, dai, Mausini, Elisa. Vabbè, no. È come se improvvisamente invece di trasmettere la Serie A trasmettono l'Intersociale. Questa è bella, sì. Questa è una bella comparazione che ha fatto Paolo. Salvatore, che succede con Osimhen se il Napoli a fine stagione gli chiede di allungare di un altro anno il contratto? Che succede? Lo accetta. Lo farà? Sì. Mm. Sì, lo accetta. Lo accetta. Lo accetta perché non gli cambierebbe niente. E lui ha bisogno di almeno 3 anni in questa città, in questa squadra, per completarsi e poi si vedrà. Certo. Per 3 anni ha bisogno per essere un giocatore. Cioè, 3 anni per diventare stiamo parlando. Quello già fatto, questo è un altro prossimo. Ancora. E allora a quel punto potrebbe essere appetibile. Quindi tu escludi che questa estate dovesse arrivare un riccone della Premier? No, quest'anno non glielo danno perché sostituirlo non sarebbe così diventa semplice. Diventa molto complicato. Molto difficile, anche se ovviamente ha speso una bella cifra per prenderlo, ma non sarebbe così per le qualità del giocatore. Letto, no. Avete letto il fatto di Bremer, no? Insomma, che il giocatore ha prolungato nonostante sì. Poteva andare via. Certo. Io penso che sia, ora non lo so come andrà a finire lì, però io credo che sia un segnale che dovrebbero incominciare a dare, giusto. Soprattutto i procuratori, giusto, no? Dovrebbero giusto. Incominciare a dare. Veniamo incontro alla società che ci ha fatto. Bravo. Che ci ha fatto, ci ha valorizzato, facciamo un altro anno, poi ce ne andiamo via lo stesso, ma almeno non ti facciamo perdere il giocatore a zero, sì. E finisce questo sistema balordo che si è creato, che da 2 anni prima incominciano ad accettare nulla. Non ci credo, Paolo, insomma, più se da uno incominciano a farlo, lo faranno in pochi, dici tu, a nessuno, lo faranno in pochi. Però dovrebbe essere furbizia delle società quella di proporre meno soldi che si aspettano i procuratori, perché il problema è tutto lì. Se per trasferire Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus il suo agente prende 9 milioni di euro, saranno sempre tanti gli agenti che proveranno. Però guarda che la vicenda era da anni che è brutta, però quando un giocatore così importante cambia squadra a gennaio, veramente è la fine di tutto. Molto grave. Ma io sono d'accordissimo con te, solo che ti dico obiettivamente, credo che è impossibile. Cioè, voglio dire, questi buoni propositi, queste situazioni... Io voglio essere cattivo, Tommaso, perché se una società accetta di essere taglieggiata certo. Da un agente per 10-15 milioni di euro. Io ho il sospetto che forse anche la società trova un suo beneficio. Sicuro, che i presidenti sono corresponsabili. Sai come scoperchierebbe un vaso di Pandora che non è scoperto. È come se il Napoli volontariamente desse un giocatore alla Juventus. C'è successo con Higuain, certo. Che era la clausola. C'era la clausola. Ma il Pontello, c'è Chigori e anche Commisso, che purtroppo si è esposto molto nelle dichiarazioni. Dato di fatto che vanno fino a tutto no, questa è la grande di quest'anno, che è a gennaio e vedere che Vlahovic ha questa esultanza fatto benissimo sì. Però si è dimenticato assolutamente che l'hanno preso da bambino e l'hanno inserito in però, un contesto. Però tu mi insegni che la carriera di un calciatore è corta. Demonizzare no, però prendendo giugno, parametro solo determinati casi, perché sennò poi gli agenti ti rispondono ok, uno su 100 succede. Gli altri 99 che me li portate a fine contratto, me li mettete fuori certo, rosa, certo, non sì, vado ma no, tu e il tuo procuratore dite io me ne vado ma finisco questa stagione, fatitelo e fatelo. Cioè, non ho capito, più... Paolo, e come faceva? Non però avrebbe poi preso meno soldi poi avrebbe preso meno soldi. L'unico dato che vi voglio dare approfondire troppo è che per il regolamento italiano l'agente, l'intermediario, sì. Perché non è un agente con titolo, di Vlahovic, non avrebbe potuto fare l'operazione. Non avrebbe potuto. Ma poi, attraverso un cavillo del regolamento federale, esiste un istituto che si chiama domiciliazione e sono riusciti a fare. Succede sempre così, trovi sempre la scappatoia. Dobbiamo chiudere, Andrea, chi sono quelli che possono andare via? Beh, finora eravamo nel campo dei fatti, ora siamo nel campo delle supposizioni, questo precisiamolo.
chi resta, chi va, in dubbio, diciamo chi va, mal qui, non credo che Napoli abbia interesse a rinnovarlo, Tuan Zebe non credo verrà riscattato, non c'è opzione di riscatto, non penso quindi che venga ricomprato, Ghoulam che toccherà simile sorte di quella che è toccata Insigne, spero anche per il contratto che avrà dopo, in dubbio queste situazioni qui. Ospina e Meret, perché se Ospina riceve alla fine un grande rinnovo, è chiaro che magari Meret potrebbe dire, caspita, me ne vado. Però diciamo che Meret potrebbe restare con Ospina che va via sicuramente. Zanoli, da capire se tenerlo come vice di Lorenzo, che tanto non serve perché gioca sempre lui, o mandarlo a giocare. Koulibaly, da vedere. Fabian Ruiz, da vedere. Demme, da una stagione in cui giocherà sempre meno, sarà da vedere. Ovviamente Mertens, discorso rinnovo, aperto o no, non so, questo me lo dite voi. Petagna potrebbe essere comunque Koulibaly messo in discussione dove sta? Dubbio. No, no. Sì. Però guarda, se poi si rinnova Koulibaly e c'è Osimhen e c'è Lozano, sto parlando di tre giocatori che resterebbero tre giocatori sopra quella famosa soglia che è stata ipotizzata di 3 milioni e mezzo, che oggi Koulibaly non... è il contratto per un altro perciò, anno, visto quindi... che ci sono i contratti, posso... questa, non si può scendere. Paolo, allora dico, portiamoci dentro pure Fabian. Allora, io devo fare una precisazione su questa storia del contratto da 3 milioni che e mezzo massimo. Ma non è una cosa che vale per tutti. No. Allora, per questo, il senso allora portiamoci dentro Fabian. Aspetta un attimo. Monte ingaggi deve essere massimo 70 milioni. 70 milioni lordi. Sì. Ora, 70 diviso 25 quanto fa? Parliamo della rosa. Però non credo che sono raggiungibili quest'anno. 70 diviso 25 quanto fa? Neanche 3 milioni a testa. 3 milioni a testa. Neanche. Ma tu non dai 3 milioni a Zanoli. Quindi esatto. Quello che non dai a Zanoli... lo metti sui contratti più alti. Certo. Cioè, questa è la logica. È sbagliato dire non più di 3 milioni a testa. No, non è così. È un calcolo fuorviante. Esatto. È un calcolo fuorviante. Ma tra l'altro sarebbe poi impossibile non avere più, fare la Champions, ci auguriamo. Avere voglia di avere una squadra competitiva con tutti i giocatori da 2 milioni. Ma non esiste. Non si riesce a fare, ragazzi. È un messaggio che sta... circolando in maniera sbagliata. Sempre per colpa dei giornalisti che dici sempre è quello che... però i nomi devi fare perché se no, no, sembra... no sono troppi sono troppi ti prenderanno. Ci vuole una puntata in te. Vabbè, dobbiamo fermarci, è stata una bellissima puntata almeno per me che l'ho vissuta, non so per voi da casa, secondo te è stata una bellissima puntata? Certo che sì, ma ce ne sono accorti anche i nostri telespettatori, Raffaele? Ne sono accorti? Certo che se ne come sono accorti. Come fai a saperlo? Lo vedremo anche martedì prossimo perché ci seguiranno in tanti anche il prossimo martedì. Bene, è così Carmen, ci hanno seguito in tanti. Assolutamente, tu tantissimi. Tu che hai il polso della situazione. Li vedo, sono tutti qui, li salutiamo ovviamente tutti. Chiudo con questo commento di Rosario Roccasalva che dice: se Spalletti non cade nella tentazione di far uscire fuori il suo caratteraccio vendicativo, vincere lo scudetto sarà una cosa facile. Con questo commento facile. Vi lascio e ci rivediamo insieme martedì. Buonanotte a tutti. Saluto anche la nostra capitana Gabriella. È stato un piacere essere qui anche stasera con voi. Ringraziamo tutti gli ospiti studio, tutti voi che ci seguite a casa e ci vediamo ovviamente settimana prossima a Si Gonfia la Rete, canale 18, ore 20:50. Quindi buonanotte, se vi dà a tutti. Questo appuntamento, Gabriella, non potete non accettare. Mancare. Saluto Nick Cavaliere e il maestro Liguori che ritroveremo la prossima settimana. Andrea Falco, abbiamo qualche news? Sì, ti saluto con questa indiscrezione dell'ANSA, secondo cui sono già aperti colloqui tra la FIGC, nella persona del presidente Gabriele Gravina, e il ministro della Salute e Speranza per ripartire con gli stadi aperti al 100% già dal 1 marzo. Beh, e quindi Napoli sarebbe Milan, un grande ritorno. Napoli-Milan potrebbe essere. Ce lo auguriamo. Bellissimo. Saluto Paolo Del Genio, buonanotte a te. Ciao, buonanotte a tutti. Cristian Bosco, Salvatore Bagni, ciao, Tommaso buonasera. Mandato. Ciao, noi ovviamente buonanotte. Vi ringraziamo sempre per la fedeltà, per il piacere che ci date di essere con noi tutti i martedì. Ci salutiamo come sempre facciamo con la nostra sigla, quella di Tony Polito, Grande Napoli, perché adesso è veramente un Grande Napoli. Ciao. Abbiamo sudato tutti in coro quella maglia in ogni stadio. Noi tifosi da quassù che gridiamo ora per voi e per chi non c'è più. Tra bandiere, cori e feste, cancelli.
scriviamo i giorni amari di questi anni. Collaborazione con Euronics Gruppo Tufano, Corvino Impianti, Gruppo Autoscala, la tua auto è qui, RDF Spedizioni, Sartoria Italiana di Massimiliano Sorvino.